Io non so se c'è bisogno del microfono, forse proviamo senza, se si può fare senza stanno totale, poi senza se annulliamo il rumore di fondo non c'è bisogno di microfono. Bene, allora mi pare che funzioni. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Siete molti di più di quelli che ci aspettavamo, quindi per noi sarà anche un problema organizzativo successivamente, ma insomma speriamo di risolverlo lo stesso. Allora, io sono Alessandro Lagrassa, sono il presidente del CRESM, questa è la nostra sede, qua c'è anche Lorenzo Barbera, presidente onorario, quindi vi diamo il suo benvenuto qua, per quelli che non ci sono mai stati e anche per quelli che ormai con noi condividono varie iniziative. CRESM sta per Centro di Ricerca Economica e Sociale per il Meridione, una struttura che quest'anno compie i suoi 40 anni, infatti faremo anche altre iniziative nel corso dell'anno per ricordare le attività che hanno segnato, diciamo, questi 40 anni. Oggi ci siamo riuniti qua perché abbiamo sempre partecipato alle iniziative legate ai comitati, diciamo, per i beni comuni, ma ci siamo sempre occupati di sviluppo locale, quindi il tema dello sviluppo locale in sé è un tema di bene comune, per cui era perfettamente nelle nostre corde collegarci con le iniziative che mano a mano stavano nascendo da varie parti, sia per, come dico, l'anno scorso e due anni fa, per le iniziative per l'acqua pubblica e ancora di più per la difesa del territorio adesso che stanno nascendo. Oh, salutiamo Nicola Cipolla, che ci è venuto a trovare. Per il resto volevo semplicemente dirvi ciao Antonella, volevo dirvi che ci piacerebbe, tra l'altro, a margine dei lavori di stamattina anche lasciarvi la possibilità di fare la visita al museo, che è sempre nella nostra struttura ma dall'altro lato dell'edificio, che abbiamo inaugurato 2 anni fa e che racconta tutta la storia dei movimenti popolari che sono nati nel Belice in particolar modo, ma diciamo nella Sicilia occidentale, a partire dal lavoro di Danilo Dolci e appunto Lorenzo Barbera. Questo era anche il motivo per cui con i comitati abbiamo ritenuto opportuno che fosse un buon motivo per fare questa iniziativa qua stamattina. E in particolar modo appunto l'organizzazione di stamattina l'abbiamo condivisa con il comitato Notrivelle nella Valle del Belice, e qua c'è Pillo Mauro, c'è Graziella Manno e altri a cui passerò adesso la parola. La mattinata è pensata in maniera libera, nel senso che con molti comitati ancora non ci conosciamo, per cui sarebbe bello che ci dicessimo più o meno dove siamo arrivati, intanto che ci presentassimo quali iniziative sono rappresentate qua, e ognuno possa anche esprimere, diciamo, qual è il suo punto di vista rispetto alla battaglia che sta portando avanti, quali sono gli strumenti che ha individuato o quali sono gli ostacoli da superare rispetto alla battaglia che sta portando avanti, così come noi oggi pomeriggio discuteremo del fatto, appunto, che una delle prime cose da affrontare è proprio la legge in sé. Non basta semplicemente ottenere un no a questa trivellazione in particolar modo, se poi la legge ovviamente rimane la stessa e può provocare in qualunque altro momento non solo un ritorno sullo stesso tema, ma comunque un discorso che varrà sempre per il resto del territorio regionale. Quindi non battaglie soltanto specifiche legate soltanto a singoli territori, ma il più possibile ragionamenti che poi possano diventare trasversali e possano interessare l'intero territorio regionale quantomeno. Ma qua non ci siamo soltanto quelli della regione Sicilia, ci sono anche amici della Basilicata, appunto del comitato NUTRIV della Basilicata, a cui poi cederemo la parola, ci racconteranno alcune cose. Tutte cose specificatamente della questione NUTRIV che poi racconteremo anche nel pomeriggio. Il pomeriggio alle 5, come forse già sapete, ci sarà poi il convegno vero e proprio istituzionale, così dire. Ci sposteremo all'aula consigliare del comune di Cibellina, è l'edificio proprio qui di fronte a noi, in cemento armato, e lì svolgeremo il resto della discussione. Da un punto di vista puramente logistico, volevo dirvi, è previsto anche un piccolo pranzo sociale, adesso speriamo che bastino per tutti le cose che avevamo pensato, e poi per chi vuole, dopo il pranzo eventualmente potremmo anche fare una breve visita alla Fondazione Orestia e al Museo delle Trame Mediterranee, che ci aspetta lì e
potremmo andare a visitare anche quest'altra parte, diciamo, della bellezza di Gibellina, sia dal punto di vista dell'arte contemporanea che il resto. Non so se Graziella o altri o Dillo voleva aggiungere qualcosa. Nel frattempo, visto che c'è Antonella, è importante che poi ci racconti anche dove siamo arrivati con il forum a livello comunque regionale, e quindi poi passerei la parola a mano che la gente vuole presentarsi. Il tema di questa mattina è la sovranità popolare, e penso sia un tema che accomuna tutti noi in termini di associazioni, comitati. Ora, un obiettivo sarebbe quello di raccogliere le esperienze di ognuno, in particolare per ciò che riguarda come nelle nostre esperienze siamo riusciti a mettere in pratica la sovranità popolare. Per esempio, noi come Comitato Notrivellazioni ci siamo accorti che nella legge 14 del luglio 2000 non c'è traccia di quella che è la presenza del cittadino, la voce del cittadino, e quindi la modifica deve puntare proprio su dare trasparenza agli atti e quindi rendere il cittadino consapevole rispetto a quello che sta succedendo nel territorio. Quindi vi chiedo di presentare le varie modalità e strumenti che voi avete utilizzato, in modo che alla fine di questa giornata riusciamo a mettere su un documento che poi possa essere condiviso e che possa anche dare forza a quella che è la battaglia del Comitato nella modifica di legge. Comincio da voi. Io non sono proprio siciliano, perché vengo dalla Basilicata. Vengo dalla Basilicata perché sono stato invitato da amici e compagni del comitato Notriv Belice, che dice Belice, insomma. credo che questo sia anche un po' emblematico, perché il coordinamento nazionale Notriv, non so quanti sappiano, insomma, dell'esistenza di questo coordinamento, è un coordinamento giovane, insomma, nasce il 14-15 luglio a 43 gradi a Pisticci Scalo, diciamo, nel luogo, diciamo, uno dei punti di ebollizione del mare, insomma, avrebbe detto Kerouac, cioè nel senso uno dei posti che paga di più le conseguenze del finto sviluppo, quindi di questa grande illusione di sottrarre l'agricoltura, diciamo, come criterio, diciamo, di relazioni economiche, sociali e di vita, e quindi imporre con Enrico Mattei, allora c'è anche Colombo, insomma, di imporre questo finto modello, dopodiché ci ha portato le grandi cattedrali nel deserto, insomma, ci ha portato la trasformazione. E dopo che hanno portato questo finto modello di sviluppo e hanno completamente svuotato anche i giacimenti di gas, oggi questi giacimenti di gas saranno i primi in linea con un enorme gasdotto. Non si sente? Devo ripetere? No, avevo il terrore. Grazie. Vabbè, va meglio così. In realtà praticamente molti di voi sapranno che il sud subisce gli effetti delle grandi geopolitiche in materia energetica, no? E quindi c'è un litigio a livello internazionale che riguarda le grandi politiche, diciamo, dello scacchiere internazionale, passano tutte quante attraverso lo scacchiere, e non so quanti conoscano, insomma, lo scempio del Minervino Minerbio, che sono circa 700 chilometri, che stanno facendo incazzare molte situazioni locali in tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, e chiaramente la Basilicata è uno dei primi posti, insomma, che servirà da hub energetico, quindi dove l'ENI aveva appunto tra la fine degli anni 50 e gli anni 60 completamente esaurito questi giacimenti di gas, oggi noi abbiamo tra Salandra, Ferrandina, Pisticci, insomma, miliardi e miliardi di potenzialità di metri cubi, per cui praticamente d'estate si butta il gas dentro e d'inverno lo si rilascia. Allora, questo sistema poi si riproduce fino a nord, e chiaramente non è l'unica questione, perché intorno alla vicenda della strategia energetica nazionale ci sono
moltissime altre questioni che riguardano il modello di sviluppo cosiddetto che si vuole imporre, perché noi sappiamo benissimo che la strategia energetica nazionale nasce già da molto tempo, perché ce n'era una che era molto vecchia, nasce soprattutto dall'articolo 16 della legge delle liberalizzazioni che in questi giorni sta per fare circa un anno. E diciamo che il coordinamento nazionale del Green Deal nasce con un'idea, non a caso, proprio in Basilicata, proprio perché lì la possibilità di autodeterminare dei percorsi equivale praticamente a zero. E quindi in questo senso le ribellioni che ci sono state, le prime, sono state proprio nella Val d'Agri, sono state proprio in paesi come Gorgoglione, dove abbiamo le concessioni tra le più grandi. E perché la Basilicata? Perché la Basilicata fornisce l'80% di ciò che in Italia si produce e si estrae, sia come petrolio che come gas. Ma non solo, ma lo dicevo anche a Salvatore stamattina, perché lui giustamente si lamentava dell'eccesso di pare eoliche, e dicevo guarda che è zero rispetto a quello che è la Basilicata, la Puglia e la Campania. Noi abbiamo uno scelto del territorio che ovviamente ha avvicinato un consumo di territorio che non si ferma a questo, ma anche per esempio sottrazione dell'agricoltura, anche nel da Pontino, cose di pregio per quanto riguarda la produzione da solare, no? E quindi in questo senso c'è veramente bisogno di un enorme riscatto. Oltretutto, perché in Basilicata è nato questo coordinamento nazionale? È nato in Basilicata proprio perché ogni settimana, un anno fa, c'erano paesi interi che volevano capire come era la situazione. E quindi anche alla luce di questa spinta che ha dato l'articolo 16 per le liberalizzazioni, che è stato vissuto da quel consiglio regionale che ha votato il 99,9%, cioè uno solo si è opposto, insomma, con grande entusiasmo, quindi diciamo una votazione che più bipartisan di questa non si poteva, una cosa che si chiamava memorandum, che significava in attesa di una decretazione del governo noi avremo dei benefici sia occupazionali che economici e di infrastrutture, quindi per costruire le strade, per avere le cose. Ve ne dico una sola, al di là di una serie di servizi che riguardano per esempio servizi che precedentemente erano gestiti dall'ex comunità montane, la stessa università con 10 milioni di euro può sopravvivere. L'università di Basilicata è pagata dall'ENI e dalla Total. Il consiglio regionale è praticamente un consiglio regionale che, se gli mettiamo il simbolo, è sta lì. Un'altra questione importante ovviamente è l'avviso che viene concretamente da questi territori. Non facciamoci fregare dalle deliberazioni, perché una volta che hanno cominciato ci cominciano a portare in centro oli, una volta che ci hanno cominciato a portare in centro oli, perché ovviamente il petrolio che si estrae fa schifo, non è come quello libico, insomma, dove tra l'altro davano il 90-95%, motivo per cui probabilmente hanno ammazzato anche Gheddafi. Allora, voglio dire, un petrolio che non serve deve essere molto raffinato, perché è troppo ricco di zolfo, quindi la desolforazione, ogni 30 km lo deve fare uno. Noi a Viggiano, nella Val d'Agri, abbiamo oramai la sesta linea che si sta avviando, la sesta linea che insisterà sul porto di Taranto, il quale porto di Taranto è quello che è, insomma, quindi voglio dire, è chiaro che queste idee sono nate nelle piazze, sono nate nei paesi, è nata da una signora di oltre 70 anni che ha detto ma noi da soli non ce la faremo a contrastare le multinazionali, abbiamo detto va bene, proviamo quantomeno a mettere insieme, no? E poi c'è il buon Ezio Corradi, insomma, di Bortolano, che ha detto chissà che un filo di gas riesce a unire l'Italia. Quindi sono molto contento che qui ci siano situazioni che magari, anche se non si conoscono tra loro, cominciano a dialogare. E sono contento anche di rivedere per esempio il senatore Cipolla, non so se c'è la Reto, insomma c'è l'acqua pubblica, perché il 24 di novembre scorso a Roma c'è stato un incontro tra appunto il Forum Nazionale dell'Acqua Pubblica e altre realtà, insomma, tra cui anche questa di Nutrib, verso una integrazione sostanziale dei movimenti, proprio perché la vertenza o è una vertenza per i beni comuni o non è in realtà. E poi una cosa importante che volevo dire, che ho cominciato a capire anche grazie ai colloqui che ho avuto con gli amici siciliani, che il momento è veramente particolare.
veramente particolare, perché da una parte la gente non ce la fa più, dall'altra parte c'è anche una voglia non solo di capire ma anche una voglia di riscatto, e quindi il fatto che oggi noi abbiamo organizzato una mattina e pomeriggio di carattere propositivo oltre che di analisi è indicativo, diciamo, della possibilità di fare un passo avanti, però significa anche capacità di gestione dei tempi, per esempio la possibilità di cambiare una legge. Io l'ho letta, la legge 14 vergognosa del 2000, non so chi c'era a capo della regione siciliana nel 2000, però sicuramente erano persone che hanno scritto quella legge su dettatura delle multinazionali, quindi voglio dire, non c'è la valutazione di impatto ambientale con l'accesso alla trasparenza, non c'è la VIS, la valutazione di impatto sanitario, non c'è nessuna possibilità anche di determinazione delle volontà da parte di voi, e poi c'è un impianto dittatoriale sul momento cruciale decisorio, che è praticamente tutto quanto intorno a un assessore. Allora, quindi è ovvio che questa spinta che sta nascendo, questa sorta di rinascita, diciamo, dal basso, che porta le persone quindi a una capacità di comunicazione orizzontale dei saperi e quant'altro, cioè io credo che debba essere sfruttata adesso, diciamo, con acume e con intelligenza, e sicuramente questo sarà un esempio, diciamo, per tutta Italia. Io non so se ho rubato troppo tempo, insomma, comunque spero che poi ci possiamo capire meglio. Buongiorno, brevissimamente, sono Ferdinando Aliata, dei Cobas in Sicilia. Naturalmente noi siamo qui perché molto molto interessati proprio al tema della sovranità popolare, questa, non ripeto quello che ha detto Francesco prima di me, sul fatto appunto che dai territori, dalle realtà, dalle singole realtà inizino, diciamo, ci sia questa voglia di riscatto. Pertanto, come stiamo cercando di dare il nostro piccolo contributo in tante realtà, da Taranto, Basilicata, La Valsusa, a Niscemi, secondo noi è importante che ci sia appunto la possibilità di confrontarsi, di mettere ognuno le nostre energie per coordinare qualcosa che effettivamente riesca anche a smuovere un po' il torpore che per troppo tempo la nostra terra ha avuto, e quindi riuscire a essere elemento di arricchimento, diciamo, della lotta che sicuramente da qui in avanti saremo chiamati a fare. Una piccola cosa, io non so se già si ha notizia di questo, dell'idea che a Taranto il 1° maggio vorrebbero fare una manifestazione richiamando tutte le realtà, appunto, che in tutti i territori stanno conducendo delle lotte come quella di Taranto, e potrebbe essere un'occasione, diciamo, da prendere, soltanto questo. Noi siamo qui più per ascoltare, diciamo, che non abbiamo un intervento diretto su queste questioni, però è molto interessante che ci sia, secondo noi, questo confronto. Salve a tutti, sarò molto breve. Sono Francesco Fiorello e ho l'onore e l'onere di essere portavoce dell'associazione Rita Atria in questo contesto. L'associazione si occupa di lotta contro le mafie. Qui la comparazione mi viene molto facile da fare, perché esiste appunto la comparazione tra quella che è la mafia come soggetto che impone e abusa del territorio e dei cittadini, e in questo caso mi sembra proprio che con queste trivellazioni non si fa altro che abusare del territorio e portando un gravissimo danno anche ai cittadini. Mi sembra altrettanto pazzesco che in un contesto, in una realtà come quella del Belice, che vive di agricoltura e che ha investito molto nel settore turistico nonché naturalistico, parlare appunto di trivellazioni, quindi di massacro, di violenza appunto territoriale, mi sembra veramente alquanto discutibile come imbocco economico, come sviluppo economico della nostra terra. Diciamo, ci sarebbero tante altre cose da fare, ma questo lasciamo
ai lavori politici, visto che tra l'altro è già stato trattato a livello provinciale in maniera molto adeguata, visto l'intervento che ho letto ieri dell'amico marsalese Ignazio Passalacqua al consigliere provinciale, quindi in provincia. E abbiamo noi diverse proposte da portare avanti, e una di queste è appunto cercare di allargare la nostra lotta andando a dialogare con altre realtà, tipo i movimenti che sono legati al Nomumos. E dalla mia esperienza personale, diciamo, l'alternativa ci potrebbero essere altri movimenti da fare, ma la prima cosa è appunto allargare la lotta. Io porto la mia esperienza personale riguardo appunto la lotta che abbiamo fatto contro il Parco Mistico. Non so se qualcuno di voi ricorda, insieme al professore Paolo Arena, il sindaco allora di Calatafimi, Nicola Cristaldi, voleva costruire appunto un parco mistico all'interno del parco archeologico di Segesta. Grazie. Come? Già il tempio c'era, partiva abbastanza. Sì, solamente che dovevamo costruire un santuario che è appunto millenario, il santuario di Mandorla. Le idee erano un po' confuse, ma nonostante c'era il divieto di costruzione, c'è un cono diciamo d'ombra appunto dove non si può costruire, che finisce fino al monte, che parte da Segesta e arriva fino a Monte Inici. Comunque siamo riusciti ad impedire questo scempio grazie appunto all'allargamento della lotta. Abbiamo coinvolto diversi movimenti, diverse associazioni, e siamo riusciti a portare il problema alla luce anche a livello nazionale. E la nostra proposta è appunto di portare una delegazione di questo forum il 31, sabato 31, a Niscemi, contro il 30, scusate, a Niscemi. L'associazione è a disposizione per qualunque cosa vogliamo organizzare, per qualunque cosa vogliamo fare, siamo a disposizione di tutti, quindi ci... C'è un autobus che parte da Palermo, sì, quindi già c'è qualcuno perfetto. Che si è iscritto. Quindi se anche la per noi portare una nostra delegazione sarebbe importante. Dove siete? Partando. Di Partando, io sono di Calatafimi. Va bene? Ok, grazie. Allora, un piccolo aggiornamento chiedeva Alessandro. No, non mi alzo. Mi scuserei. No, ma va benissimo. Va benissimo qua, io benissimo qua. La faccia non è poi, diciamo, tale da essere necessariamente visibile. Forum Acqua e Beni Comuni, molte persone, molti soggetti qua fanno parte del Forum dei Movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni, che è una realtà che nasce da lontano. Nel 2007 siamo nati come Forum dei Movimenti per l'Acqua e Bene Comune e abbiamo condotto una serie di battaglie appunto contro la privatizzazione che era in atto e che si è accelerata appunto tra il 2006 e il 2007, presentando la legge iniziativa popolare nazionale sull'acqua. Poi da quello abbiamo continuato su tutti i territori della nostra regione e infine coinvolgendo moltissimi dei comuni che hanno resistito alla consegna delle reti ai gestori privati che venivano via via individuati. Dunque abbiamo anche ampliato questa battaglia coinvolgendo gli enti locali di tutti i colori politici. È una realtà ovviamente non partitica la nostra, per cui chiunque può farne parte, movimenti, associazioni, liberi cittadini eccetera. La nostra ambizione è quella di costruire una rete la più ampia possibile in modo da promuovere una serie di temi. Dopo la vittoria referendaria che abbiamo condotto sull'acqua, ma anche con il comitato contro il nucleare, abbiamo fuso praticamente i due comitati referendari, quelli sull'acqua e quelli sul nucleare, ed è diventata una realtà ancora più composita che ha in qualche modo stabilito all'indomani del referendum di ampliare il proprio campo d'azione in maniera molto naturale, perché molti di noi erano già impegnati anche sull'energia, e penso appunto al CEPES del senatore Cipolla, come sulle trivellazioni, come sulla questione dei rifiuti, per cui c'è parso naturale unire queste vertenze sui beni comuni più in generale sulla difesa del territorio, dei diritti, della democrazia, delle sovranità
appunto dei territori, e su questo abbiamo individuato alcuni temi forti che sono appunto la base della nostra piattaforma. La prima è l'acqua, rispetto alla quale noi abbiamo presentato per la prima volta in Sicilia un testo di legge sia di iniziativa popolare attraverso la raccolta delle firme che di iniziativa consiliare attraverso la deliberazione di 140 comuni e una provincia. Siamo stati in Parlamento con le audizioni nella passata legislatura sotto il governo Lombardo, abbiamo sostenuto un duro confronto con Lombardo, ora il nostro testo di legge è stato riscritto e quindi siamo nuovamente in quarta commissione a discutere la nostra legge col governo Crocetta, vedremo cosa succede insomma e come andrà avanti questa discussione. E nel frattempo abbiamo appunto sposato vari altri argomenti, tra i quali quello delle trivellazioni, la contrarietà ovviamente alle trivellazioni per la ricerca di gas e idrocarburi sia a mare che a terra. Abbiamo partecipato a alcune delle riunioni che si sono svolte qua nel Belice, e di contro ovviamente la risposta è quella delle energie alternative, che sono, come dire, la nostra prospettiva logica. Gli altri temi sono quelli dei rifiuti, e stiamo per lanciare il testo di legge di iniziativa popolare nazionale per il testo di legge appunto Rifiuti Zero, quindi è un'altra delle battaglie che porteremo avanti. Il 19 faremo la presentazione per la Sicilia occidentale in sala gialla a Palazzo dei Normanni appunto del testo di legge sui rifiuti. L'altro argomento forte è quello della terra, quindi della sovranità della terra, ma di un uso della terra sostenibile, quindi con un forte supporto all'agricoltura e alla, come dire, rivisitazione di tutti i temi legati anche all'alienazione della terra, alla svendita dei beni demaniali, delle coste, e quindi con l'intenzione di sviluppare anche lì una progettualità che parta dal basso. E naturalmente la questione della democrazia è quella che tiene, e della legalità, la legalità la mettiamo diciamo come cappello di tutte le azioni, perché è ovvio che in Sicilia noi abbiamo subito il disastro grazie a un sistema di collusione politico-mafiosa terrificante, è quella della democrazia, perché noi pensiamo che solo attraverso la partecipazione diretta dei cittadini ad un modello diverso di sviluppo che riesca a tenere insieme tutti i temi che riguardano appunto i beni comuni, si possa, come dire, promuovere un progresso sociale che sia veramente partecipato. Allora il riferimento per quanto riguarda la partecipazione è la convenzione Aarhus, che è diciamo la convenzione regolamentata dal Trattato di Lisbona, la convenzione europea, che prevede appunto la partecipazione attiva dei cittadini. La nostra prospettiva è quella di proporre, come abbiamo fatto tra il 2009 e il 2010 per la legge di iniziativa popolare sull'acqua, anche per i rifiuti, anche per le energie alternative, anche per la partecipazione, delle proposte di legge di iniziativa popolare che possano essere redatte in maniera partecipata da tutti coloro che vogliono appunto lavorare su questi temi, e che possano poi, una volta condivise, essere proposte appunto ai cittadini e possibilmente anche agli enti locali, perché diciamo troviamo importante che le stesse amministrazioni locali, i comuni, che sono quelle più prossime diciamo ai cittadini, possano entrare a far parte di un meccanismo di progresso sociale. Per quanto riguarda in particolare le trivellazioni, io ricordo che ho letto qualche tempo fa che c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia europea che proprio sulla questione della partecipazione e del non rispetto della convenzione Aarhus, quindi dell'informazione e della partecipazione ai cittadini, aveva sospeso delle trivellazioni in Polonia, se non ricordo male. Dunque è uno strumento reale quello della partecipazione, è importante che riusciamo a lavorarci insieme per appunto dare come dire,
un indirizzo, proporre un indirizzo all'amministrazione della regione su questi temi. L'ultima cosa che volevo dire brevemente è che noi ci siamo incontrati con i comitati della Basilicata appunto a Roma all'Assemblea Nazionale del Forum dell'Acqua dei Comuni e già allora a novembre avevamo parlato dell'ipotesi che su alcuni temi forti come quello appunto delle trivellazioni, come dei rifiuti ma anche di altri argomenti si possano creare dei coordinamenti interregionali per ora se non riusciamo a farne uno nazionale, però secondo me è molto importante cominciare a costruire una rete nazionale su queste cose e tenerci in contatto e lavorare assieme. Grazie. Allora questo io ringrazio prima di tutto gli organizzatori di questa riunione e poi il Forum Siciliano per l'Acqua a cui il CEPES partecipa assieme ad altre organizzazioni e che ha tanti meriti in questa ripresa di una battaglia antica dell'acqua in Sicilia, perché nel 1946 io ero già in movimento, dirigente della Confederterra. Nel 1946, quando è stato approvato lo statuto della regione siciliana, contemporaneamente allo statuto è stato approvato un disegno di legge, una legge che istituiva l'ente siciliano dell'elettricità, cioè che dava la concessione di tutte le acque a due enti pubblici, l'ente siciliano dell'elettricità e l'ente di colonizzazione dell'antifondo che poi diventò ERAS dopo che abbiamo fatto la riforma agraria. Cioè la battaglia per l'acqua pubblica nasce con l'autonomia siciliana. Questo noi ce lo dobbiamo ricordare perché naturalmente qua è presente la gran parte, neanche, sono più giovane di alcuni miei nipoti, quindi però è importante per stabilire che questo è un punto fondamentale. Poi c'è stata la battaglia con Danilo Dolci per costruire l'antica Caccia ed è stata una battaglia importantissima perché ha trasformato questa valle. Io vengo nel Bellice da tanto tempo. Però il Bellice, dalle prime volte, quando noi occupavamo i latifondi incolti, ora, dal punto di vista paesaggistico, è completamente cambiato. Allora erano latifondi in cui si seminava un po' di frumento, oppure c'era pascolo, non c'erano neanche rimboschimenti. E ora, invece, le lotte... prima per, e poi le lotte di Danilo Dolci e poi tutte le successive hanno trasformato completamente il paesaggio. E io voglio dire una cosa, che sono rimasto molto emozionato l'ultima volta che sono venuto a Gibellina, quando ho visto che attorno al Cretto ci sono sulle montagne le pale eoliche, che sono una modifica del paesaggio, così come è una modifica del paesaggio nel 612.000 mulini a vento che permisero alle paludi, alle varene del Mar del Nord, dove sfociavano i grandi fiumi che venivano dalle Alpi, permisero all'Olanda di diventare un paese. Perché due terzi della superficie dell'Olanda sono sotto il livello del mare perché i mulini a vento pigliano l'acqua e la buttano in aria. Quindi noi non dobbiamo, quindi io dico questo perché ho saputo, e per questo sono venuto anche uno dei motivi, che ci sono dei compagni in buona fede che ritengono che questo è una...
si distrugge il paesaggio? No, si crea un nuovo paesaggio. Come un nuovo paesaggio si è creato col fatto che al posto del latifondo seminativo ci sono ora i vigneti. I vigneti non è un cambiamento del paesaggio importante, ma dal punto di vista agronomico, tra i seminativi a spaglio e il vigneto, che è la cantina sociale che mette il vino in bottiglia, non fa il vino non fa il vino di taglio, c'è un passaggio importante, quindi noi dobbiamo continuare questo passaggio. Il problema qual è? Il problema è che siccome in Sicilia c'è la mafia e la mafia comanda il governo, allora anche le cose buone, come sarebbero le energie rinnovabili, sono in mano ai filibustieri. Invece noi dobbiamo, e questo è il punto, questo è il punto, noi vogliamo un piano per dire qui si possono fare e qui non si possono fare. Invece c'erano 9.000 megawatt di domande, ne sono state accolte 1.700 di eolico, però giusto giusto, non è che sia stato un criterio questo sì, questo, a queste, no, quelle che sono passate sono quelle che erano appoggiate, quelle che poi sono andate a finire, quelle che poi sono andate a finire nel tribunale. No, invece, siccome il sole e il vento sono beni comuni, i titolari sia delle pale eoliche sia dei pannelli fotovoltaici sopra i tetti oppure nelle superfici devono essere comuni. Quindi questa ricchezza deve rientrare dentro la gestione popolare. Quindi la questione dei beni comuni è una questione che apre una prospettiva più grande di quella della riforma agraria. D'altro canto, io credo che tutto quello che di nuovo in Italia si sta verificando anche dal punto di vista politico è dovuto alla grande vittoria che abbiamo avuto con il referendum del 2011. Senza il referendum del 2011 ci sarebbero ancora cianciane, anche Berlusconi sarebbe ancora padrone dell'Italia totalmente. Il referendum è stato il popolo italiano, 27 milioni di persone, che ha chiesto di cambiare tutto, di cambiare l'acqua, di cambiare l'energia, perché se non è che abbiamo detto no al nucleare per dire sì alla centrale a carbone o alla centrale di Gela o a quella di Milazzo o a quella peggio ancora di tutte di Augusta. No, abbiamo detto no al nucleare perché volevamo cambiare il sistema. Poi no alle privatizzazioni. E queste hanno fatto le leggi contro e la Corte Costituzionale ha bocciato queste leggi. E quindi il voto che c'è stato ultimo è stato un voto di protesta contro questa situazione, per cui il Presidente della Repubblica firmava il decreto che annullava gli effetti del referendum. La Corte Costituzionale invece dava ragione. Poi in questo momento c'è un'altra situazione importante, che è questa, che prima il Consiglio di Stato e ora il TAR della Toscana hanno imposto di restituire il 7% dell'acqua. Quindi abbiamo noi una enorme quantità. Io finisco col dire che noi non sappiamo ora se ci saranno nuove elezioni, se ci sarà il governo, se ci saranno nuove elezioni. Quello che è sicuro è che ci saranno in autunno dell'anno 21 le elezioni del Parlamento europeo. Ci sono delle novità in Europa. Noi abbiamo, finora si considera l'Europa come una specie di morso, cioè l'Europa è
come dice, il pilota automatico, dice Draghi, cioè che impone obblighi, impone di tagliare, impone di licenziare, impone di tasse, di mettere tasse, eccetera. C'è una ribellione in Europa contro di questo. E io mi sto diventando propagandista di questo manifesto. Questo è un manifesto per l'Europa che ha due firme illustri. Una è quella di Daniel Cohn-Bendit, quelli che hanno fatto il 68, forse non so ricordo, che è il presidente del gruppo parlamentare dei Verdi al Parlamento Europeo. E l'altra è di un Guy Verhofstadt, che è il presidente del gruppo dei liberali al Parlamento Europeo. Questi qua hanno fatto questo manifesto per l'Europa contro la politica attuale dell'Europa, cioè hanno detto l'Europa non deve essere più l'Europa che fa, che obbliga la gente a chiudere, e anzi hanno proposto addirittura una modifica fondamentale per quanto riguarda la politica di ripresa, che è la politica ambientale. Cioè loro dicono che se l'unico modo per uscire dalla crisi, l'unico modo per risolvere il problema della disoccupazione, della crisi, delle tasse, eccetera, è sviluppare le energie rinnovabili, perché l'occupazione è il reddito per i comuni, per gli enti locali, eccetera, può venire da questa trasformazione, a parte la necessità che c'è di abolire, di chiudere le centrali a carbone, le centrali a petrolio, eccetera. Io credo che questo dovrebbe servire a tutti noi, e speriamo di farne venire in Sicilia questi due esponenti per cominciare a discutere di questo. Ma il nostro movimento, cioè, non deve più considerare l'Europa come un nemico, ma l'Europa può anche essere un amico se si cambia, se, e questo è il punto. Se si segue quello che vogliono la gente. La Merkel, che in questo momento rappresenta il punto fondamentale per imporre questa politica di chiusura, questa politica di tasse, questa politica di licenziamenti, la Merkel è in minoranza ed è stata messa in minoranza al Senato del suo paese, perché nelle ultime elezioni in tre di regioni importanti come il Veneto, la Lombardia, la Bassa Sassonia, lo Slavico-Steil, eccetera, è stata rovesciata la maggioranza, per cui in questo momento al Senato la Merkel non ha più la maggioranza. In autunno ci saranno le elezioni, quindi questa è l'Europa a cui noi ci dobbiamo collocare, e allora dobbiamo ricominciare l'acqua nella garcia, è distribuita bene, come è gestita, e se ci arriva, non ci arriva, e non viene buttata a mare. Dobbiamo vedere di rilanciare questo nostro movimento, che è la cosa più importante che si è verificata nel nostro paese, perché io, chiudo, scusatemi, il referendum del 12 e 16 del 2011 ha cambiato completamente il nostro paese, e dobbiamo essere orgogliosi di aver raccolto le firme per il referendum, di averlo sostenuto quei nostri comitati, che sembrano che nessuno lo considerava, e di avere imposto questa svolta al nostro paese. Io sono vecchio, però tutti voi giovani potete fare cose grandissime, molto più importanti di quelle che sono state fatte finora. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Gioacchino De Simone, da Gibellina. Sono il membro di uno dei membri di una cooperativa che si chiama Adagio, e che assieme al CRESMA, assieme al Peppe Maiorana, al Museo, alla Fondazione Orestia, intenta
un lavoro di affrancamento di questo territorio da alcune logiche insomma, che lo hanno bloccato per anni, tentando un racconto di questa che è una delle terre socialmente e culturalmente più contraddittorie del sud Italia, provando a raccontarla in maniera responsabile, quindi cercando di coniugare le bellezze artistiche, architettoniche con quelle enogastronomiche e produttive di questo territorio, per fornire un'occasione a alcuni giovani di Gibellina di rimanere a Gibellina, appunto, a cercare di proporre le proprie conoscenze, i propri modi di fare e appunto dare un contributo fattivo a questo territorio. Noi facciamo parte del forum dell'acqua pubblica, ma sono qua anche per portare un piccolo contributo relativamente a quella che è una battaglia alla quale ho preso parte e che va avanti dal 2005 nel territorio dell'ambito territoriale ottimale del Trapanese. Si parlava brevemente di rifiuti, che è quello di un tentativo, a proposito di sovranità popolare, di ristabilire alcune condizioni rispetto alla spartizione, della logica spartitoria, insomma, della gestione dei rifiuti nel nostro territorio, promuovendo una serie di iniziative di partecipazione popolare, riproponendo la restituzione legittima ai consigli comunali della capacità di deliberare sui destini legati alla gestione dei rifiuti nella valle e nel territorio, coordinando in qualche modo il lavoro di comitati, di consiglieri comunali sugli 11 comuni dell'ambito. Il nostro lavoro, mi riferisco questa volta al comitato mosaico, il lavoro che fa il comitato mosaico, che mi occupo prevalentemente di comunicazione per loro, è quello appunto di tenere alta l'attenzione rispetto a un tema caldissimo da queste parti, che rischia di, come altre esperienze in regione e in Italia ci hanno raccontato, di far esplodere un'emergenza sociale che è non solo ecologica, è anche profondamente economica. Si è passato dal 2005 a oggi a le tariffe di gestione ambientale a carico dei cittadini si sono quintuplicate, si è passato appunto, come molti di voi sapranno, a una preparazione vessatoria da parte di questi ambiti, che non sono altro che rispondono alla logica appunto politica di attribuzione di poltrone e nulla hanno a che fare alla fine con l'utilizzo, il sentire il rifiuto appunto come risorsa e come occasione anche per, coniugandolo con lo sviluppo legato alle energie alternative, occasione appunto di sensibilizzazione e di gestione locale. Il Comitato Mosaico dal 2005 a oggi è arrivato a interessare, riteniamo, tutti i livelli istituzionali, a partire dalle commissioni tributarie. Si sono proposte qualcosa come 4.000 ricorsi e impugnative alle singole cartelle esattoriali, perché in questa logica folle non è mai stato possibile promuovere una class action per cui ogni singolo cittadino ha dovuto impugnare la sua bolletta nei confronti della commissione tributaria, la quale si è trovata negli anni a esitare di fatto 4.000 ricorsi sulla stessa vicenda, in questa logica assolutamente folle. E a scalare, sì, il Comitato Mosaico ha promosso anche alla Corte Costituzionale la vicenda dell'IVA sui rifiuti, la doppia tassazione sull'IVA e così via, arrivando a interessare persino la Comunità Europea, che qualche anno fa ha posto lo Stato italiano, ha multato lo Stato italiano riguardo alla gestione dei rifiuti, ha fatto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano proprio per la vicenda del lato della nostra valle. Aggiungo a questo che sono da un paio d'anni consigliere comunale, per cui mi sono posto spesso a fare spalla ai comitati e anche, mi riferisco all'acqua, alle trivelle, eccetera, eccetera, provando a portare la voce, come oggi va molto di moda, nel bene o nel male, la voce dei cittadini all'interno dei consigli comunali, cercando appunto di ristabilire le condizioni di partecipazione che insomma è giusto che ci siano. Abbiamo da queste parti anticipato i movimenti che a livello nazionale hanno portato al rinnovamento totale, proponendo qualcosa come l'85% di nuovi consiglieri comunali e di nuovi assessori al consiglio comunale, però purtroppo a distanza di 3 anni dico che la novità non è spesso a tutti i costi garanzia di qualità, per cui insomma c'è tantissimo da fare. Noi da questa parte il nostro piccolissimo contributo cerchiamo di darlo. Grazie. Io sono Massimo Fundarò, sono un amministratore pubblico, sono assessore all'ambiente del comune di Alcamo.
Io da vecchio ecologista chiaramente ho partecipato a tutte le battaglie, dal parco mistico al referendum nucleare, e sono qui soprattutto per ascoltare, perché ritengo che questo sistema di rete, di collegamento fra i vari movimenti è essenziale per vincere le battaglie poi complessive. Io per quanto mi riguarda, per esempio, siccome mi occupo di rifiuti e nella mia città ho costituito una piccola isola felice, perché siamo la prima città siciliana per raccolta differenziata, siamo da 3 anni attestati sul 50%, e fra l'altro facendo pagare ai cittadini la tassa, la TARSU più bassa della Sicilia, perché ci ho pagato 1,57 metro quadro, che non è indifferente. Credo che la battaglia sui rifiuti deve essere rilanciata, soprattutto in vista dell'adozione della TARES da parte del governo Monti, che è una tassa devastante, che aumenterà del 40%, 30-40% immediatamente ora a luglio, e credo che bisogna fare in modo che questa, che anche la questione sui rifiuti, proprio perché è fondamentale, secondo me, per lo sviluppo anche dei comuni. Io aderisco alla situazione di rifiuti zero, quindi sono assolutamente, come dire, in linea con quello che ho detto fino a qua. Io l'unico suggerimento che mi permetto, di proprio per l'esperienza che ho da amministratore, per quanto riguarda la battaglia no trip, guardate, in una terra come la Sicilia, dove il problema principale è il lavoro, la disoccupazione, c'è una crisi sociale drammatica che peggiora di giorno in giorno, noi dobbiamo cercare di coniugare, perché questa è la possibilità veramente di vincere le battaglie. Quando tu contesti giustamente dire no alle trivellazioni, però immediatamente bisogna attivare tutte le possibili alternative per creare, cioè, lo sviluppo sostenibile lo dobbiamo realizzare veramente, non ci dobbiamo fermare solamente a dire no alle trivellazioni. Se c'è un orientamento verso lo sviluppo sostenibile di questo territorio, perché non attiviamo i parchi nazionali che sono stati decretati in Parlamento e non sono mai attivati al Ministero dell'Ambiente? E perché non attiviamo tutte le misure dei fondi europei non utilizzati, che consentirebbe a breve con i bandi europei di, appunto, attivare energie alternative, il fotovoltaico, l'eolico? Ma proprio credo che sia fondamentale, perché se il territorio, i cittadini vedono che contemporaneamente al no giustissimo nei confronti di uno sviluppo ormai antico, desueto, che non ha nessuna come dire, possibilità di sviluppo, vede però che dall'altra parte c'è la possibilità di attivare un diverso modello che dà una ricaduta immediata sul territorio in termini di posti di lavoro, io credo che questo è quello che fa vincere la battaglia. Io ho fatto la battaglia contro gli inceneritori in Sicilia, e poi però, appunto, se i cittadini vedono che c'è la possibilità di gestire i rifiuti in maniera diversa, e questo ad esempio il mio comune l'ho realizzato, io vedo come poi c'è una risposta, come dire, molto forte da parte di tutti, perché si rendono conto che è praticabile una via alternativa. Quindi il consiglio che do è di legare molto i due momenti, soprattutto vista, appunto, la drammatica situazione sociale ed economica, noi abbiamo qua il 50% dei giovani che sono disoccupati, e quindi questo è un dato che non dobbiamo dimenticare. Grazie. Facendo in modo che si possa contrastare, si possano contrastare scelte che vanno in direzione diversa rispetto a un modello di sviluppo sostenibile, credo che ci veda, come dire, impegnati, è doveroso impegnarci proponendo soluzioni rispetto a problemi. Io credo che rispetto a questa cosa ci sia anche un approccio metodologico necessario. Quando noi in Sicilia da anni ci troviamo in maniera ricorrente ad affrontare problemi emergenziali, che siano l'acqua, che siano i rifiuti, che siano la devastazione delle coste, che siano altre problematiche, alla fine una delle cose che è evidente è che queste cose accadono anche perché non siamo stati bravi a mettere in campo la partecipazione attorno ai temi, e non ci siamo dati praticamente regole su cui poi questa partecipazione si basa. Noi come Vice della Terra da un po' di tempo stiamo cominciando a ragionare anche su, come dire, non soltanto l'affrontare il problema, ma cercare di comprenderne, come dire, la natura, cioè da dove proviene. Cioè, oggi il nostro problema non è quello di somministrare al problema l'aspirina, è quella di curare un male. Io anche per deformazione professionale nella vita faccio l'architetto, ho da anni individuato nella incapacità nostra, di noi siciliani, di programmare il governo del territorio attraverso gli strumenti del governo del territorio. La Sicilia è una delle poche regioni in Italia che in maniera schizofrenica ha programmato il governo del territorio attraverso i soli piani regolatori, dove ci sono, spesso non ci sono neanche questi,
non avendo né piani intermedi di livello territoriale e provinciale, né tantomeno quello regionale. Allora, se un piano regionale a me manca, è chiaro che nessuno sta governando, per esempio, il tema dell'energia, il tema dell'acqua, il tema dei rifiuti. Ogni realtà si sta organizzando autonomamente. Questo è un errore, perché la mancanza di regole generali fa sì che dove c'è criminalità organizzata, dove c'è la mafia, questa assoluta, questa mancanza di regole, questa mancanza di partecipazione popolare per inserirsi nel governo di questi processi, che spesso sono processi economici, sono processi anche occupazionali. Quindi al di là di quello che può essere, diciamo, la partecipazione a volte dico episodica e disarticolata, la regola di fondo è quella che mancano le regole. Oggi, secondo me, noi attorno al tema del bene comune, e quindi questa questione del no trip, anzi io chiedo ora in che modo Amici della Terra può partecipare a questi forum, proprio chiedendone formale richiesta di partecipazione, noi abbiamo il dovere di non perdere di vista lo scenario in questo momento in cui questo dibattito, come quello che stiamo facendo stamattina noi, si colloca. Noi abbiamo un problema di fondo, che è quello di, se si vuole contrastare, per esempio, le trivelle in un territorio come questo, tu devi avere una proposta alternativa che sia quella che impedisca che le trivelle si possano insediare. E visto al fatto, se Amici della Terra aveva qualche tempo fa avanzato la proposta di far diventare questo territorio un parco regionale della Valle del Belice, la realizzazione di un parco regionale su questo territorio è evidente che è un'indicazione forte su un modello di sviluppo diverso rispetto a quello di andare a sfruttarlo quindi attraverso i cedimenti petroliferi. Questo è chiaro che deve essere fatto anche in un contesto più ampio, cioè quello della soppressione delle province in questo momento, che vedrà i territori scegliere il modo di aggregare i comuni e quindi fare i consorzi di comuni, stabilendo attraverso la partecipazione popolare quali saranno i perimetri naturali entro cui questi consorzi di comuni si devono organizzare, perché è chiaro che se i territori non dibattono e non stabiliscono dal basso come questi territori saranno perimetrati, altri perimetreranno per noi questi territori, sicuramente con logiche di natura diversa rispetto a quelle che sono le logiche di chi i territori li abita, di chi ci vive, di chi ci lavora. Allora io credo che queste giornate devono servire anche a mettere a punto, io dico, le strategie, ma anche gli strumenti. In questo momento c'è uno strumento straordinario che noi possiamo utilizzare, che ci deriva dalla legge, di leggi esistenti, che i territori si organizzano attraverso le valutazioni ambientali strategiche, cioè qualunque pianificazione, qualunque programma, qualunque piano deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica. La traduzione di questa valutazione ambientale strategica è quella che la partecipazione è obbligatoria, cioè la procedura di valutazione ambientale strategica prevede la partecipazione dal basso, quindi significa che un problema che deve essere affrontato e risolto deve essere confrontato anche con soluzioni alternative, dopodiché il territorio sceglie quello che ritiene essere la soluzione migliore. Allora, su questi temi si potrebbe parlare e discutere ovviamente per molto tempo. Poco fa riprendo anche un passaggio importante che ha fatto Massimo Mondaro, ed è quello che questo territorio, questi territori devono cominciare a chiedere con forza che siano innanzitutto tutelati il bene e il patrimonio. Per esempio, questa Valle del Belice ha oggi il dovere di fare un viaggio di ritorno dal terremoto, un viaggio di ritorno, cioè significa immaginare un modello di sviluppo che superi la richiesta di completare la ricostruzione, che superi l'attuale struttura amministrativa e immagini anche di perimetrare quali sono i territori che per esempio riescono a mettere l'idea che ha lanciato Crocetta, mi può convincere alla misura in cui un territorio deve avere un minimo di abitanti, un minimo di popolazione per chiamarlo Unione dei Comuni. Però è chiaro che questo non può essere rigida, questa scelta, cioè non si può dire 150.000 abitanti, se si è uno in meno non si può fare,
bisogna fare e affrontare il tema da un'angolazione molto diversa. Io sono convinto che se non si è bravi in questo si rischia che la soppressione delle province diventi la soluzione peggiore del male, se non si è bravi a governarla. Io mi immagino per esempio che la Sicilia si organizzi il proprio territorio partendo dalle tre aree metropolitane, cominciando ad individuare ambiti territoriali che possono partire dagli stessi parchi regionali, ne abbiamo 5 in Sicilia, l'ultimo è stato fatto l'estate scorsa, quello dei Monti Sicani che è qua dietro, però è chiaro che praticamente l'aggregazione dei comuni deve tener conto di queste storie. Si deve fare in modo, e questa è una cosa che a noi siciliani manca, che questa unione dei comuni abbia la capacità, e questo bisogna chiedere con forza dal basso, di poter accedere direttamente ai fondi comunitari senza dover mai passare nella regione, nello Stato, che praticamente sono stati spesso la causa della perdita di risorse finanziarie comunitarie. Quindi io con questo dico, poi sono qua anche ad ascoltare e capire un po' le proposte, però io credo che ci sia anche questo, noi abbiamo una carenza di natura metodologica, noi abbiamo individuato quali sono i beni comuni, che sia l'acqua, che sia i rifiuti, che sia l'energia, che sia le nostre coste, che sia i nostri parchi, le nostre riserve, però oggi c'è un problema di fare in modo che siano pianificati e siano dettate le regole per il governo. Noi abbiamo bisogno di creare anche occupazione e quindi ricchezza, avendo la capacità di intercettare risorse finanziarie e investitori. Noi per adesso stiamo facendo di tutto per far scappare quei pochi investitori che sono rimasti. Questo significa che praticamente le future generazioni non hanno speranza se il trend è questo. Quindi c'è l'esigenza di essere, come dire, molto più presenti, molto più partecipi. Io credo molto a questa partecipazione dal basso e speriamo bene, insomma, auguri a noi tutti, buon lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Mario Marino, faccio parte del Comitato Acqua e Beni Comuni di Trapani. Su due passaggi mi vorrei un po' e vi vorrei sottoporre. Uno ed è quello che ha messo diciamo, sul tappeto l'amico Massimo Fondarò, che alla proposta, alla protesta dovremmo sicuramente essere conseguenziali con le proposte, ma soprattutto per avere credibilità. E due, secondo me, che è il nocciolo un po' del forum che si andrà a costituire oggi, è quello di come alimentare la partecipazione. Perché se noi ci parliamo addosso, come ha detto i lavori, e non sapremo mettere in campo le direttrici per una partecipazione vera, secondo me già abbiamo perso in partenza. Quindi secondo me dobbiamo concentrarci su come aumentare la partecipazione. Questa è secondo me la chiave di volta di queste battaglie per lo sviluppo appunto e per anche tutelare il territorio contemporaneamente. Grazie. Della Federazione Nazionale Pro Natura. La sovranità popolare non è dubbio che deve essere a capo di qualsiasi azione sociale, ma che la sovranità popolare debba essere fatta valere o rivendicata solo in occasione delle trivelle o dell'acqua pubblica carica di nitrati o nel caso dei rifiuti, a me personalmente non sta bene, in considerazione del fatto che il nostro patrimonio naturale e la Valle del Belice era ricca di beni naturali. Purtroppo sono stati dispersi, al che mi auguro che la sovranità popolare venga fatta valere anche per la tutela del territorio e dell'ambiente che purtroppo è stata devastata da un'agricoltura incontrollata, non programmata, un'agricoltura che è campata il più delle volte di sostegno pubblico, in considerazione che proprio di recente, dopo che si sono permessi di impiantare proprio sulle rive del Belice, si vanno a richiedere fondi pubblici
per poter recuperare ciò che hanno perso danneggiando il territorio e l'ambiente. Grazie, buongiorno. Sono Vincenzo da Alcamo. Volevo innanzitutto smentire cosa ha detto Fundarò, perché Alcamo non è un'isola felice. Forse si vive un po' meglio rispetto a... Forse si vede un po' meglio, si vive un po' meglio rispetto ai paesini vicini, però sicuramente, cioè, io ho l'amianto fuori dalla mia finestra che sta a pochi metri da Piazza Falcone Borsellino, pochissimi metri. Da molti anni me ne occupo, cerco di ripulirlo. Il gasolone da popolare è proprio questo, sbracciarsi le maniche e fare qualcosa, e si può fare molto. Infatti volevo dire l'ultima cosa, che penso che ha poco senso parlare di trivelle quando ogni giorno spendiamo soldi dai benzinai, andiamo a fare shopping e non cambiamo per niente la nostra vita. Cioè non ha senso... Salve, sono Tobia, anch'io da Alcamo. Facciamo parte, abbiamo fatto il comitato Nomuos, parlando di sovranità popolare. Ancora siamo piccoli, stiamo vedendo come agire, qua se ne è parlato poco di quello che sta succedendo a Niscemi, per fortuna qualcuno comunque ne ha parlato. Sì. Mi chiedevo, appunto, qualcuno ha detto appunto come agire in queste battaglie, in queste lotte. Ognuno ha detto la sua, io penso che bisognerebbe unirsi, come appunto stiamo facendo ora. Ma concretamente, ad esempio, si parlava di coordinamenti nazionali, però sono tutti tematici. C'è un coordinamento, per dire, locale, regionale, su queste varie battaglie che stanno appunto qua sotto la sovranità popolare. Penso sia importante poterne parlare concretamente. Ringrazio. Passo. Io sono Paolo, sto anche a Salvetrano. Per mia formazione e deformazione professionale mi occupo di energia alternativa. Penso, se sento che manca un comitato che parli appunto di energia in termini di quanto energia ci serve, cosa si può risparmiare, come si risparmia, come non mettere un condizionatore anziché fare un cappotto alla propria casa, eccetera, eccetera. Diciamo, ne sento parlare troppo poco, sento questa esigenza, magari in queste occasioni può nascere qualcuno anche più tecnico di me che sa raccogliere informazioni e mettere in piedi delle proposte al Parlamento regionale o anche più in alto, concrete, che non siano le proposte del fotovoltaico, degli incentivi che mirano solo a obiettivi europei di streaming city e non guardano veramente una evoluzione efficace ed efficiente della nostra situazione energetica. Il modello ce l'abbiamo nella Valle d'Aosta, che fa da guida a livello europeo, però bisogna andare lontano, è abbastanza così diffusa. Poi scusate, c'è il cambiamento di tutto quello che noi stiamo discutendo, l'ha ripreso quel ragazzo Alcamo, scusami, sinteticamente. Perché se noi individualmente non cambiamo il nostro modo di pensare, di rapportarci prima con noi stessi e poi con gli altri, noi non cambieremo niente. Fra 50 anni si farà ancora lo stesso discorso e ci sarà chi? Il più furbo che sovrastrada gli altri. La democrazia si può maturare in un cambiamento radicale dell'essere umano nella sua individualità per realizzare il collettivo. Perché volere o volare siamo tutti interconnessi, viviamo tutti nella stessa famiglia, la famiglia umana, l'ambiente, il territorio. Non si può parlare solo di trivelle o di un'altra cosa, bisogna vedere nella sua globalità, perché una cosa è legata a un'altra. Tutti quanti siamo interconnessi, dobbiamo cambiare il modo di vivere tutti quanti, non dobbiamo fare... Cioè, non ha senso fare un comitato, un altro comitato, se noi, perché respiriamo la stessa aria, viviamo delle stesse risorse, ci ammaliamo tutte, ce ne sono tante di quelle malattie causate da noi, dalla nostra inettitudine. Dobbiamo impossessarci ognuno, deve essere... La democrazia è questa, credo, no? Non ho altri studi, ma le cose le comprendo benissimo anche indirettamente.
perché le vivo interiormente queste cose io, se riesco a dirle perché le vivo. È inutile andare a cercare fuori di sé. Se noi abbiamo un comune che non funziona, c'è un sindaco che non va perché il sindaco è il cuore della città. Se il cuore non va bene, non può servire a niente. Quindi se non si migliora dalla base, cioè individualmente, che non ci si vende più a nessuno, l'anima al diavolo, e non hanno importanza le sigle, o avere chissà che titolo, i titoloni, no. Adesso non so, credo che l'amministrazione di Cosetta hanno nominato un altro dirigente che non ha i titoli, che e mi pare, mi dico che fa un'altra cosa, ma chi se ne frega, quello ha dimostrato nel tempo l'amore per quello che fa, ecco. Se non c'è amore per la vita e per le cose, non ci potrà essere sviluppo a qualsiasi livello. Questo è il nodo, il cuore della questione. E ci possiamo riunire in 1200, non è importante. Questo è il pensiero che deve andare avanti e che si riveste di quello che l'uomo fa. Se no non si va da nessuna parte. Scusatemi, la estemporaneità mi viene. Ciao a tutti, sono Lella Feo, vengo da Palermo, io sono la mia gruppo di appartenenza, chiamiamo così, è l'associazione Sicilia, però mi sento oggi più che faccio parte del forum dell'Acqua di Comune. In breve volevo dire anche in base agli ultimi interventi, sto cambiando la mia presentazione proprio per questo, perché l'associazione Sicilia si è occupata fin dal suo nascere nel 2008 di consumo critico responsabile e di questo è stato la sua motion, il motivo per cui ha cominciato ad agire nel territorio siciliano e nazionale, di promuovere quel famoso importante rapporto tra produttori e consumatori, quindi le filiere corte, il consumo fondamentalmente. E sono come associazione regionale e nazionale siamo collegati anche a quella che è la rete di economia nazionale, il tavolo RES, dove convergono tutti quei soggetti che sono soggetti anche informali, non soltanto costituiti come associazioni, ma i famosi GAS, i gruppi di acquisto, che oggi si stanno interrogando sulla validità di pensare soltanto al consumo. Quindi queste reti di economia solidale che da 20 anni in Italia più o meno sviluppate nei vari territori e metto a simbolo, cioè bancavo tutto, i gruppi di acquisto solidale, i GAS, che forse è l'esperienza più importante, si stanno cominciando a interrogare sul fatto: possiamo soltanto pensare a fare un consumo attento? Ha senso avere cambiato i nostri stili di vita individuali e vedere che attorno invece ci stanno accadendo, per mancanza delle politiche giuste, del governo giusto, ci stanno facendo quello che sta succedendo, dalle trivellazioni, il muso e l'altro. Quindi in questo momento mi sento un po' da entrambe le parti, nel senso chi porta avanti un contesto, un tema ben preciso, no triv, così, è quello che è di questi ragazzi, tutti gli interventi che dicono dobbiamo cambiare i nostri stili di vita. Io nasco da là, diciamo, come associazione, dagli stili di vita individuali e promuoviamo quelli, ma sentiamo adesso la necessità, cresciuti e stiamo andando avanti, di entrare, far parte di reti più ampie dove c'è un contesto, un'attenzione all'ambiente e quindi non più solo al consumo. Allora ritorno al mio intervento che volevo fare iniziale, che era quello di dire al forum provinciale di Palermo dell'acqua e beni comuni proprio la settimana scorsa ha dato avvio a un lavoro dove, ripeto, la settorialità dell'argomento non è una settorialità di impostazione metodologica, ma perché comunque poi se noi non lavoriamo per settori ci disperdiamo, non si va avanti. Per cui così come intendo, penso che tutti siamo convinti della necessità di fare sistema, per questo siamo qui, però è anche importante la settorialità e l'approfondimento per dare una metodologia e uno sbocco concreto.
Allora, il Forum Provinciale di Palermo ha elaborato un primo documento che vuole essere soltanto una bozza sul tema terre, terre e bene comune. Questo argomento è stato aperto circa un anno fa in seguito alla legge, quella che prevedeva l'alienazione dei terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola, una legge che fa parte del quadro nazionale, insomma, quelli che in Sicilia ancora forse non è stata recepita, ma in gran parte, in alcune regioni d'Italia già queste vendite si sono fatte. Quindi la nostra prima riflessione è partita da questo momento, dire ma come, parliamo di beni comuni e non facciamo niente per di fronte a questo imminente futuro disastro, quello di un'ulteriore vendita, svendita di terreni agricoli demaniali dello Stato. E abbiamo fatto una riflessione comunque, e una settimana fa, parlando anche con gli altri comitati, con altre associazioni, così siamo arrivati a questa, diciamo, questo documento che vuole approfondire il problema delle terre bene comune, che comprende tantissimi altri argomenti, quindi non solo quello dell'alienazione delle terre, ma anche l'accesso alle terre, che comprende non solo un'agricoltura ecosostenibile, l'agroecologica, come lo vogliamo chiamare, di piccola e media scala, che contrasta invece con quelle di cui parlavi tu prima, così, che dice anche no alla vendita, alla svendita delle terre, ma non alle trivellazioni, non al MUOS, perché sono tutte comunque ricadute sul territorio, che però dice sì invece a costruire nuove realtà economiche e occupazionali che possono partire dalla terra, dall'agricoltura. Questa è stata l'impostazione che abbiamo dato. Cioè, noi pensiamo che l'agricoltura, oggi parlando però di un'agricoltura ecologica, cioè un'agricoltura che non usa, che non fa uso di pesticidi, di disinfettanti, di un altro componente inquinante, sia sul terreno che sul prodotto finale, un'agricoltura può essere, oggi parlare di agricoltura forse può essere quell'argomento da cui partire collante di tante altre cose, perché si riesce a parlare di anche economia che non ci fa male, di sviluppo, di un nuovo sviluppo in Sicilia che potrebbe essere quello agricolo, un'agricoltura come dice la comunità europea multifunzionale, che è anche didattica, che è anche quella delle fattorie sociali, che riesce anche a dare un senso anche a quel welfare che oramai non riesce più a stare al passo coi tempi, perché lo sapete, no? Nelle aziende agricole si fa molta inclusione, si dà anche oltre inclusione a livello terapeutico anche dal punto di vista lavorativo a soggetti svantaggiati, che sono così. Un'agricoltura che ha anche uno sviluppo di un certo turismo, di una certa qualità, che non è più quella che deturpa le coste con questi grandi villaggi che promettono i paradisi, che non ci sono più, e tantissimi altri temi. Io non voglio prendermi ancora molto tempo perché abbiamo tante cose da fare, però credo di aver dato un po' questa il significato di questo tavolo. Quindi aggiungo a quello che ha detto Antonella prima, il forum dell'acqua è bene comune, vuole allargare a tutte le realtà che sono qui presenti questi temi che noi abbiamo evidenziato: la partecipazione, i rifiuti, la gestione dell'energia, la terra bene comune, dove dentro ci mettiamo notrime così, come punti, tavoli su cui discutere e poi trovare metodologie e fare arrivare a documenti seri che possono essere proposte per l'assessorato all'agricoltura, per l'assessorato allo sviluppo, per la gestione del sviluppo. E questo è importante se noi riusciamo tutti quanti a essere intanto attivi, perché se siamo sempre 4-5 che lavoriamo, quindi incentivare una partecipazione è una cosa importantissima. Sicuramente subito dopo io proporrei di parlare su questo, cioè che facciamo, perché noi rappresentiamo qua tanti, ma poi sappiamo bene come la partecipazione in effetti manca, è difetta, no? E che non possiamo, perché poi sono tutti lavori, impegni volontari che facciamo a livello assolutamente gratuito, non possiamo andare con tanti, quindi dovremmo sapere. Io magari dico, invito, dopo che andiamo via, magari se lasciate che è interessato oppure dall'elenco
svolge, e la metodologia di lavoro che abbiamo pensato di fare su questi temi, quindi no, che forum, è quella di inviare delle bozze su tematiche, ognuno dare un contributo, raccogliere tutti i contributi, raccogliere le persone che si offrono per fare, per costituire quel tavolo che poi dovrà elaborare proprio un documento. Da quel documento noi dobbiamo essere capaci, magari poi facendo non incontri assembleari o tematici oppure regionali di tutto quanto, riuscire a far venire fuori delle proposte serie, poche ma buone, ma chiare, nette, sia di no, sia di oh, sì, di cosa abbiamo alla... Quindi questo è il metodo. Allora, io così, fine del primo giro, siccome partivo poco fa. Allora, buongiorno a tutti, io sono, siamo Nillo Mauro del Comitato di Notte Relazione della Valle del Belice. C'è la cosa che voglio dire subito, che la sera del 6 marzo, quando alla Regione Sicilia, all'Assemblea Siciliana, a unanimità, giustamente dicono no alla relazione della Valle del Belice, dopo ci hanno unificato 4 mozioni, 3 diciamo interrogazioni, una interrogazione parlamentare. Cioè, c'eravamo con Luigi quella sera e altri amici di quella che non sono assenti, cioè sono assenti nel pomeriggio, Graziella non c'era, era partita. Ma dice, il nostro compito è esaurito, cioè già siamo diciamo tranquilli, non si troverà più, abbiamo fatto il nostro lavoro. Però voglio dire, cioè, questo è così, è una battuta, perché già noi, quando già disputavamo di come praticamente fermare questa trivellazione per il danno che provocano inizialmente al territorio, ci provavamo una cosa, più leggevamo appunto la legge, la 14, i vari decreti, quella che io riferisco anche alla nostra ignoranza, perché io alla fine faccio il vigile del fuoco, non ho mai a che fare con la legge, ma non sono diciamo, uno specialista di queste appunto, di leggere appunto leggi, decreti e cose. Cioè sempre avevamo questa questione appunto che veniva sempre meno, la sovranità, il cittadino che si poteva esprimere. Cioè, e quindi contenti ci potevamo il problema di dire, vabbè, appena diremo la interpretazione passeremo subito appunto, questa legge si deve modificare in ogni caso, ci dobbiamo provare. E difatti proprio pomeriggio abbiamo organizzato appunto questo incontro come per dire no appunto a questa legge, perché poi sempre la nostra ignoranza di quelle che erano, vedevamo che c'erano proprio tutta una serie di forme, di situazioni che non andavano, cioè proprio di cose che noi ora insomma lo dirà il costituzionista pomeriggio, proprio una legge anticostituzionale appunto per il principio primo della sovranità appunto del cittadino che viene meno. Ora porto un esempio pratico, no, anche del lavoro che si deve fare. Cioè ieri sentivo, leggevo così, giornale, cose, è venuto il, a proposito del non muas, che poi è questo che c'è come tutto la realtà, e sentivo per dire Trizzino alla fine, cioè parlando con il governatore, cioè con il, l'ambasciatore, cioè l'ambasciatore questa americano gli poneva un problema, posso dire, ma se voi avete diciamo dato le autorizzazioni, avete fatto tutto regolare, la Regione Sicilia, la cosa, come mai ora dite no? Terzino pone un problema, dice ma la responsabilità, lui poi se ne esce dicendo, dice la responsabilità è dei governi e noi quindi siamo contro il tanto parte perché il governo ha sbagliato. Per me, secondo me, il problema di fondo non è da ricercare anche nel governo regionale, in Lombardo, in Berlusconi, a livello nazionale. Per me il problema cioè, regionale è che è venuto meno in quel momento, anni sceme, il problema della sovranità. Perché dal momento che noi, cioè la Regione Sicilia ha consegnato la sovranità di quel territorio agli americani, i cittadini dove erano? Erano presenti? Cioè con quali strumenti? Perché oggi com'è nata la questione MUAS? La questione MUAS è nata perché i cittadini di scemi, quando hanno visto cominciare a costruire quel mostro, quando si sono cominciati a informare, i cittadini di scemi si sono accorti, dice, ma qua ci stanno facendo la pelle tra virgolette, ma qua ci hanno devastato un'area verde, cioè, ma qua io, ma come mai tutto questo? Cioè ma io in quel momento diciamo che cosa hanno fatto diciamo anche le istituzioni locali? Cioè, ma quanti cittadini per dire in quel momento guardavano all'albo pretorio, quanti cittadini si sono preoccupati cioè, di quello che non sta venendo? Quali strumenti avevano per dire il loro, per dire, cioè, diciamo c'è cioè, al loro vantaggio? Quindi venendo meno questi strumenti, automaticamente nasce il problema, quindi il problema non è del governo, perché cioè, secondo me il problema l'hanno posto i cittadini niscemese, è colpa loro alla fine, colpa loro relativamente, non è colpa. Cioè oggi noi dobbiamo, cioè, noi dobbiamo con cosa ci giustifichiamo con gli americani? Cosa dobbiamo andare a dire agli americani?
ci siamo sbagliati, ma come, tutto regolare, concessione, regione, cioè questo è il problema di fondo. E quindi il problema che voglio porre ora io, di quella che è la nostra esperienza, e ora per la pomeriggio quelli della Val di Noto, quelli ci siete stati fortunati, velocissimi, 4 mozioni, in giro di 2 anni avete liquidato tutte le regioni, noi no, perché loro hanno avuto lo stesso problema, loro praticamente sempre hanno avuto dato una concessione all'insaputa sempre dei cittadini e nascosti lo definisco, non sono stati informati, sono stati coinvolti in quello che poteva succedere. E quindi quello che dico io, quello che invito, anche l'aspetto pure, introdurre un altro aspetto appunto sulla democrazia, è quello. Cioè quanti di voi per dire stasera, domani mattina, per dire vanno a guardare l'albo pretorio del comune, fondamentale, per capire quello che sta succedendo, cominciasse anche a interrogare velocemente, al di là del fatto dei limiti, perché un limite che noi abbiamo riscontrato per esempio nella 14 sulla trivellazione, che era, vabbè, lasciamo stare i 15 giorni dell'albo pretorio, entro 30 giorni noi dovevamo fare, o i comuni, ahimè, dovevamo fare subito i ricorsi, ma sulla base poi di che cosa? Della mancanza anche dei progetti, i progetti del fatto in regione. Io per ritirare il progetto con Luigi e tutti in regione abbiamo impiegato quasi 20 giorni e ci ritardavano. Quindi, cioè, se si doveva fare questo lavoro che noi ci siamo accorti, cioè subito, diciamo dopo, per dire cioè, che il progetto era stato, cioè l'albero è stato della comunicazione, i 30 giorni proprio volavano, perché il tempo che me ne accorgo, il tempo che ne vado in regione, cioè i 30 giorni sono volati. Infatti, cioè, ci siamo ritrovati e non do i miei colpi anche ai sindaci. Cioè, con solo tre, diciamo, opposizioni, così, ma una paginetta, io dico, ma ahimè, è servita, diciamo, anche se è una paginetta sulla questione, per dire, legata a quelle che erano appunto le situazioni del territorio, l'agricoltura, cioè, e i sindaci dicevano, no, il sindaco di Cipellina, ma è stata una vita, dicevano semplicemente, appunto, che, diciamo, non sulla base del progetto di quello che si stava realizzando, ma sulla base, diciamo, appunto, di quello che era appunto il territorio, che non basta, secondo me. Invece la bellezza doveva essere che il progetto doveva essere depositato diciamo proprio nel proprio comune, i cittadini devono essere investiti in pieno e dare le proprie appunto opinioni, puoi dire sì e no. Voglio dire, cioè, noi siamo stati comunque fortunati perché poi abbiamo trovato una regione disponibile, ha capito diciamo l'importanza di quello che è stato generato dal Bellice, però dico, l'invito diciamo per finire è questo, intanto mettiamoci tutti assieme. E questo per dire il punto anche la prossima sfida, ma intanto diciamo quello che è l'informazione deve essere qualcosa che si deve divulgare. Io voglio dire una provocazione, perché poi la metto pure al mio comune, ieri l'altro io sono andato al comune di Gibellina, ma ci siamo a Gibellina, ma lo stesso cosa di là. Cioè è che c'era diciamo Beppe Croce, diceva vorrei fare una diretta streaming per informare i cittadini e chiedevamo di dire ma c'è il rete wifi, c'è cosa? Cioè ne erano consigliare, cioè no, oggi niente funziona niente, ma per esempio perché ci dovrebbe essere le 30 stream che vedete il Consiglio Comunale, questi noi dobbiamo pretendere, quello che dice che non ha senso, vabbè c'è il Consiglio Comunale, andiamo là e ascoltiamo, non è così, perché anche, cioè secondo me questo deve essere, cioè chiunque anche da casa, impedito, malato, fuori dalla propria diciamo, comune, deve essere partecipe a queste cose, deve ascoltare, cioè per poi poter aiutare, perché così nascono le cose, perché sennò noi ci troveremo sempre che spuntano i funghi e poi dobbiamo sempre combattere, perché io sono contrario, poi io ho sentito dobbiamo combattere, ci dobbiamo solo combattere, dobbiamo solo armarci e combattere, no, dobbiamo solo imporre, c'è la democrazia che si deve formare sull'informazione, che anche la comunità ce lo impone, l'informazione deve essere l'aspetto condividendo pur sempre di metterci assieme del territorio e tutto. L'ultima cosa che voglio dire a proposito così brevemente, a proposito di questo accorpamento di questa provincia, io sono di Montevaco, un invito che io dico, nel caso nostro, noi per esempio se ci dobbiamo mettere ora assieme, ci dobbiamo mettere assieme attorno proprio a quello che è il fiume Bellice, c'è l'acqua, l'aspetto principale. Cioè io per esempio che sono di Montevaco, dico così in maniera così, devo guardare da Sciacca a Castelvetrano, non devo guardare per esempio da Montevaco verso Agrigento. Campobello, vabbè, cioè, Campobello di Ricardo. E quello è fondamentale. Dobbiamo cominciare a guardare e unire. Cioè, quindi l'invito anche questo, guardare e unire e capire cioè, quali che sono appunto le nostre esigenze, quali che sono appunto i nostri, e conoscere, prima anche di metterci assieme, conoscere quello che ci offre, perché io direi ancora oggi noi non conosciamo quello che ci offre il territorio, non abbiamo la percezione perché siamo persi fra la televisione, fra mille situazioni, cioè siamo, quindi dobbiamo sederci un tavolo e diciamo e tutti assieme elaborare diciamo, dei progetti in maniera unita. Io mi sono occupato molto della Valle del Bellice a partire dal 1960. Nella Valle del Bellice
negli anni 60 nacquero i comitati cittadini per lo sviluppo di ciascun paese, e tutti insieme, e insieme a molti sindaci della Valle del Felice, nacque il Comitato Intercomunale per la Pianificazione Organica della Valle del Felice. In quell'epoca la partecipazione era veramente grande, perché i comitati cittadini non erano delle variabili indipendenti dalla collettività, ma erano, diciamo, organiche, no? Con tutta la popolazione che allora partecipava, perché le scelte sul destino di un territorio non erano fatte solamente da un gruppo di persone. Questo gruppo di persone dialogava con l'intera collettività, rendeva conto sull'avanzamento, ascoltava gli interventi nella piazza proprio, no? Si ragionava in piazza praticamente che cosa si doveva fare. E si arrivò anche a darsi gli strumenti tecnici, cioè avevamo formato anche i pianificatori comunali e zonali, no? Si sono formate e c'era in ogni comune questo lavoro anche tecnico di, come dire, di costruzione partecipata del piano di sviluppo locale. E quindi poi tutti insieme quello intercomunale e così via. Quindi noi veniamo da una storia abbastanza partecipata, eccetera, che però, diciamo, in questi ultimi decenni si è smarrita completamente, cioè si è spenta, eccetera. E la partecipazione, no? Questo è il grande tema. In quell'epoca non c'era ancora la televisione in ogni casa, no? Tutte queste robe qui. La gente si incontrava naturalmente dentro le camere del lavoro o altri sindacati, dentro le associazioni contadine, in piazza, no? In massa, cioè si era sempre insieme in un modo o nell'altro a ragionare sui problemi del paese, sui problemi, se volete, anche come dire, di pezzi di collettività più grandi, anche nazionali, del mondo e così via. Cioè la gente ragionava. Adesso la gente ragiona col televisore, o meglio, non ragiona, cioè nel senso che è lì a sentire quello che succede, no? Però non incide, è del tutto inincidente sulla storia del proprio paese, della propria regione, della nazione, del mondo intero, no? Non incide, ognuno è quasi nessuno. Ora, per essere qualcuno lo si può essere innanzitutto sul piano locale, là dove si vive e dove si è. Allora, per esserci in modo incisivo, io penso che bisogna preoccuparsi della qualità di se stessi innanzitutto. Se una persona è di qualità, non può che irraggiare qualità intorno a sé, voglio dire. Se però è uno che non esiste, non irraggia niente, no? Allora il problema di fondo è che ognuno si deve preoccupare di esistere, di essere, e di essere un valore aggiunto, uno che ha qualche cosa da aggiungere a quello che sono gli altri, che fanno gli altri e via discorrendo. Quindi il livello locale è il primo luogo, e però il primo luogo siamo noi stessi, no? Perché se noi siamo coloro che hanno come interlocutore il televisore, finisce lì, noi non siamo. Quindi il problema di fondo è anche questo. È chiaro che è più difficile oggi che non ieri la partecipazione reale, però questo strappo, diciamo, con i media che ci bombardano, bisogna farlo, perché se noi non lo facciamo questo passo di liberazione, diciamo, quotidiana, sistematica e via discorrendo, insomma, non riusciamo a interloquire tra noi nelle realtà locali, perché questo è il problema di fondo, è questo, interloquire a livello locale, per poi interloquire anche a livello, come dire, intercomunale, a livello interregionale, anche a livello internazionale e planetario. Però senza un livello locale di partecipazione reale, tra l'altro ci priviamo
di una enorme quantità di valori aggiunti, perché se ogni persona diventa partecipe, aggiunge valore, no? È una ricchezza in più di cui gli altri possono fare tesoro. E se invece sono pochi, sono sempre dei quattro atte che se la contano e se la rigirano tra di loro, se sono quelle, sono loro stessi dei poveri, perché non si arricchiscono, no? Dell'immensa ricchezza di umanità, di sapere, di stimoli, di cose, eccetera, che viene da tutti. Quindi questo è il problema di fondo, la partecipazione alla quale, quindi ognuno di noi nel luogo in cui è deve diventare, per così dire, protagonista, diventare anche uno che sa domandare molto e sa ascoltare molto e molti, no? Non uno che pensa di saperla, no? E sa già tutto lui, insomma, no? E gliela racconta agli altri, no? Il discorso è di essere uno che invece è lì che sta imparando continuamente da tutti quelli con cui viene in contatto e cerca di venire in contatto con un numero sempre maggiore, no? Eccetera, perché si arricchisce lui e allora può dare contributo, agli altri danno il contributo e così via. Insomma, il discorso è questo. Scusate. Allora, io sono Francesco Ciaccio, sono del comitato Salviamo il Paesaggio di Sciacca. Il nostro è un comitato locale che si rifà al forum nazionale, non so se voi avete avuto modo di saperne qualcosa. È un aggregato di associazioni che già esistono, Italia Nostra, il FAI e tante altre, che si preoccupa, che hanno un obiettivo comune, quello di salvaguardare il territorio, di difenderlo dall'assalto del cemento che c'è stato negli ultimi, in particolare negli ultimi 30 anni, dove si è costruito di tutto solo per il fatto di dover costruire, perché si dice che senza edilizia si ferma l'economia. Io avevo alcune cose da dire che sono fortunatamente state anticipate da altri, e volevo porre l'attenzione soprattutto sul modello di sviluppo che noi oggi abbiamo, perché alla fine lottare contro una singola opera, contro questo o quello, secondo me ha poco senso se non ci chiediamo se il nostro modello di vita è quello giusto. Il nostro modello è fondato sul consumismo, dobbiamo consumare il più possibile, dobbiamo consumare sempre più in fretta per produrre, per vendere. Cerchiamo di produrre addirittura oggetti che durino il minor tempo possibile, perché se no l'economia si ferma. E allora abbiamo inventato questa metafora del centro commerciale, dove ci invitano con i finanziamenti a tasso zero, il 3x2, perché tutto deve andare sempre più veloce. Produciamo anche oggetti del tipo il bicchiere di plastica, il piatto di plastica, che utilizziamo un secondo e che poi ci ritroveremo 1000 anni nelle discariche. E tutto, perché tutto alla fine finirà sempre in una discarica, poi l'inceneritore, e poi protesteremo contro l'inceneritore e faremo la manifestazione contro di questo. Dobbiamo capire che se noi, così come per le trivelle, che io condivido, lotta che io sicuramente condivido, abbiamo rinunciato al treno, nessuno parla più delle ferrovie, chiediamo autostrade, però nello stesso tempo diciamo che evidentemente non vogliamo le trivelle. Dobbiamo capire che ogni medaglia ha il suo rovescio, quindi dobbiamo cercare di chiederci se il nostro stile di vita è quello giusto. A questo punto lottare non contro una opera, non contro per esempio il gasificatore di Agrigento, e poi non chiederci se, come hanno fatto questo comitato, chiederci se questa storia di riperimetrare la valle è meno dannosa per la Valle dei Templi. Io dico, ci sono delle leggi, come sicuramente la prima è quella di cui si discuterà oggi, la 14-2000, che deve essere modificata sicuramente, perché non dà la possibilità, come sappiamo, agli abitanti di difendersi da questo, ma ce ne sono tante altre su cui noi dobbiamo fare una lotta, direi in un certo senso preventiva, dobbiamo cercare di agire prima che i fatti avvengano, prima che gli attacchi avvengano, perché le opere, ogni giorno si scopre una nuova opera, si scopre un nuovo progetto. A Sciacca, per esempio, adesso è in programma un nuovo centro commerciale che sarà il secondo di tutta la Sicilia,
in un momento in cui tutti i negozi stanno chiudendo, in cui un centro commerciale è già chiuso a Sciacca, in cui si sta facendo il piano regolatore e si va per varianti già prima che il piano regolatore venga approvato, si dice facciamo il centro commerciale intanto. Di non so 40.000 metri quadri, di non so quanti partenci, in un momento, ripeto, in cui con questa crisi noi vediamo tutte le piccole attività commerciali che stanno chiudendo. Allora dico, bisognerebbe agire in maniera più generale. E ci sono delle norme, ripeto, come la 14.2000, ma ce ne sono altre, come una che dà la possibilità ai comuni di spendere fino al 75% degli oneri di urbanizzazione e che porta tutti i sindaci ad accettare qualsiasi lottizzazione pur di incamerare dei soldi che poi verranno spesi per pagare la bolletta dell'energia elettrica o per tappare i buchi. Ci sono altre norme da fare, come quella di finalmente smetterla con questi referendum che vengono bocciati perché non si raggiunge il quorum, con i disegni di legge che dovrebbero, di iniziativa popolare, che dovrebbero avere un percorso più rapido, dovrebbero essere obbligato il Parlamento a trattare e non messi in lato dopo che si fanno tante iniziative per portarle avanti. Solo così, tutelando il territorio in generale, così come voglio dire noi stiamo portando a livello nazionale avanti delle iniziative che hanno questo obiettivo. La prima è quella di, stiamo chiedendo a tutti i comuni d'Italia di fare un censimento degli immobili sfitti e non utilizzati, e per far valere il principio che il suolo libero deve essere anche uno strumento di pianificazione. Un comune che ha 30.000 abitanti e non prevede di aumentare la sua popolazione non può chiedere nuove zone di espansione. Stiamo assistendo a città che non hanno né inizio né fine. Io parlo chiaramente del mio paese, che ormai veramente non si riconosce più, sta crescendo a macchia d'olio da tutte le parti, ma ancora di più si potrebbe parlare di zone come la Padania e altre zone d'Italia. Stiamo facendo un disegno di legge per chiedere che il territorio abbia un valore in sé, che non si possa costruire una nuova opera se c'è già ci sono già zone urbanizzate che possono accoglierla, e che se un costruttore decide di portare avanti un'opera deve dare un doppio di un territorio non edificato, lo deve consegnare al comune. Ci sono praticamente dei principi che devono stabilire che il territorio è prezioso, che è una riserva che si esaurisce e che deve essere difesa e centellinata nel suo consumo. Per quanto riguarda poi precedenti interventi, come quelli che dicevano che noi giustamente dobbiamo proporre qualcosa oltre a dire no, perché sennò ci attribuiscono la storia del NIMBY come tutti sanno, non in my backyard, non so se ho detto bene, e giustamente dico, perché è facile dire no, ma poi dobbiamo anche proporre. Io mi riallaccio a quello che diceva la nostra amica, non ricordo come si chiama, che dobbiamo puntare sui nostri prodotti. Io credo che nessuno può vantare tutte le bellezze e soprattutto i prodotti enogastronomici di cui noi vantiamo. Questo, diciamo, volevo dire, e quindi per me va bene. Sì. Perché io penso che c'è una dignità enorme che gira anche qui in mezzo tra noi, cioè che è quella che se noi non siamo più che ministri dell'economia, capacità di pianificare e quant'altro, non siamo quasi degni di dire che non dobbiamo avere le trivelle a 400 metri dagli ospedali. Perché io dico, nel momento in cui uno parla del petrolio così, come un'opportunità di lavoro, sta dicendo una grande cazzata, anche perché alla luce dei fatti non abbiamo più di 2.000 persone che sono occupate, noi abbiamo 2.000 persone di cui l'80% sono a contratti a progetto. Allora, se dobbiamo fare che le intere organizzazioni sindacali nazionali devono stare sul programma Valdagri, dico per dire, per contrattare per 130 persone, che tutto il resto poi praticamente viene da fuori, ci sono moltissimi siciliani che lavorano anche alla sesta linea attualmente per quanto riguarda il centro Oli, dico, però avere un ospedale che ha una trivella orizzontale, cioè un posto di trivellazione orizzontale, in una zona in cui ci sono 30.000 abitanti, no, e vicino ci sono tantissimi altri posti, ci sono 25 operativi, dico, questa qui è la realtà della Valdagri, vuol dire aver ucciso le persone nell'anima.
E sono posti dove quando ti fanno un minuto, perché può capitare che magari, come si chiama la Gabanelli, quelli che fa report, no? Che ha fatto vedere quando si secca l'uva, quando la mucca non può più mangiare la roba perché praticamente ci stanno, quando ci sono delle aziende che sono costrette a chiudere perché non hanno la sicurezza, che ben 700 fonti, no? Di alimentazione dell'acqua che va dalla diga del Pertusillo, che a sua volta alimenta 3 milioni di persone, gli dà da bere, l'agricoltura e quant'altro, perché lì ci sono gli idrocarburi, quindi non voglio dire. Allora, davanti a tutto questo noi siamo stronzi perché non siamo capaci di fare una proposta alternativa, ma stiamo scherzando, che quando la gente viene a sapere, no, che c'è stata una piccola informazione televisiva, le commesse si bloccano immediatamente. Io mercoledì sono stato invitato a partecipare nella mia regione, nel Vulture, sapete che zona di acqua minerali, zona il Vulture Perfese, praticamente, da lì viene l'Aglianico e tutto quanto, abbiamo tra i più grandi produttori ed esportatori di vino a livello internazionale, ma come anche qui dell'olio, come anche qui delle acque, eccetera. E beh, insomma, c'è questa bellissima multinazionale, si chiama Delta Energy Ltd, sede a Brighton, no? Stesso legale che lavora anche per altre compagnie a Matera, chiesto anche di Matera, tranquillamente. Che cosa dobbiamo fare noi? Una proposta alternativa. Cavolo, lì c'è da cacciare le unghie. Cioè, allora, nel momento in cui io sento qualcuno dice ecumenicamente, ma lo dobbiamo cambiare noi stessi, cioè, basta con questa cosa che noi ci dobbiamo dare le martellate sui denti. Io penso che è arrivato il momento in cui dobbiamo fare una sorta di rivoluzione. È una parola che dobbiamo cominciare a masticare nuovamente. Cioè, una rivoluzione vuol dire che non possiamo più affidarci a personaggi che gestiscono la cosa pubblica, no, facendosi pagare anche la mignotta. E questi sono i temi in prima pagina anche dei giornali locali in Basilicata, come altrove. Se noi abbiamo questo, recuperiamo dignità, recuperiamo sicuramente capacità di fare tutte le cose che ho sentito, in cui sono d'accordo, diciamo, quasi su tutto, a cominciare dal fatto che certo l'utilizzo dell'energia deve essere la prima cosa, perché se io ho un rapporto alienato su tutto, ce l'ho anche sulla conoscenza, come diceva Salvatore prima, del territorio, ce l'ho un rapporto alienato anche su quanta energia effettivamente mi serve, no? E intorno a questo noi ovviamente, imponendo la nostra capacità di partecipazione, imponiamo i nostri saperi, imponiamo anche probabilmente anche i posti di lavoro, perché magari se si parlava di rifiuti zero si parla magari dell'utilizzo delle piattaforme a freddo, perché ne deve fare solo Carla Poli, dico per dire, no? A Vedelago, no? Che è un'imprenditrice, giustamente imprenditori fanno i loro profitti, perché non li facciamo in Sicilia, voglio dire, i nostri centri autogestiti delle piattaforme a freddo, cominciamo a dare sulla base della popolazione un'impostazione completamente diversa. Però io dico, la prima cosa è questa, io vorrei lasciare solo un messaggio, se possibile, cominciamo a stabilire degli appuntamenti, chiamiamoli così, dove in ogni regione si deve definire che cosa sta accadendo in questo momento, perché da poco che un governo di morti in piedi, pensate insomma, cioè che Passera, Profumo per la scuola, Clini, cioè continuano a decretare, questi sono andati avanti con un decreto che riguarda la strategia energetica nazionale, mettendo un'ipoteca allucinante, e rispetto a questo le autonomie locali non bastano. Rispetto a questo stanno andando avanti a sfondarci la Costituzione, e rispetto a questo il titolo quinto della Costituzione è un elemento di battaglia politica che deve essere spinto dal basso, ce l'hanno tenuto nascosto sotto il tappeto per tutta la durata della campagna elettorale, cui si è parlato solo di stronzate, non si è parlato di queste cose. Io penso abbiamo un'agenda, e questa agenda la dobbiamo riuscire a mettere subito in campo. Se noi riusciamo a dire oggi qui siamo forti di una grande rappresentanza dal basso, con delle scadenze importanti a cominciare da quelle del 30 di Niscemi, allora dico, se tutte queste cose riescono ad andare avanti, allora si fanno certamente costituente dal basso, e rispetto a questo io credo che riusciamo a creare una forza, solo se riusciamo a essere uniti a livello nazionale. Io non so, era proprio questo tipo di accento che secondo me c'è molta discussione su che cosa fare, cambiare i nostri comportamenti, il discorso sulla decrescita felice, dico, sono tutte cose estremamente importanti ed interessanti, però io direi
di dare una priorità alla nostra capacità proprio di difesa, partendo proprio da due o tre punti che ci accomunano, e di fare una campagna, una battaglia adesso, perché altrimenti forse tra un anno potrebbe essere tardi. Io sono Paola D'Antelmo e a quest'ora velocissimamente parlo solamente perché gli interventi di prima mi hanno sollecitato riflessioni forti, e poi perché gli interlocutori che vedo sono molto interessanti. Io da 5 anni sto a Castelvetrano su un bene confiscato alla mafia e apro quest'altra questione. Proprio perché in questa attività, che è del tutto volontaria insieme ad altri che tra l'altro stanno qua in buon numero, intanto abbiamo praticato quello che diceva Lorenzo, ognuno al proprio modo, ma creando una piccola comunità di senso, no? Che ha cercato relazioni sul territorio, e difatti con molti di quelli che siamo qua abbiamo fatto iniziative insieme o abbiamo tentato cose insieme, perché è un territorio dove non è facile fare cose di senso. Io pongo dal punto in cui sono, e forse mi andrà di approfondirlo con Sicla sul forum sulla terra, la questione dei beni confiscati, che su questo territorio sono enormi, sono una risorsa, sono molte volte terra e sono gestiti in maniera assolutamente privata. Una volta assegnati non se ne sa più niente. Noi sul nostro bene, che non è nulla dal punto di vista del valore né produttivo, è un canneto, abbiamo fatto iniziative, abbiamo tentato di fare un sistema di cumuli biodinamici diffusi, no? Quindi che ogni fattoria facesse il suo, vabbè, la provincia è stato un ostacolo, quando, cioè dovevamo chiedere varianti e diventare area industriale per poter fare queste operazioni, che è una follia completa. Però insomma, senza entrare nei dettagli, abbiamo fatto lavori con Design Zingaro, c'è qua Maria Luisa Conti, sulla costruzione con fibre vegetali, abbiamo rapporti con le aziende che fanno biologico in zona, con questa di Federico, eccetera. Ci siamo però domandati, no? Noi ogni anno facciamo un report alle istituzioni sulle attività che svolgiamo sul bene, ma cazzo, gli altri lo fanno? Ma si può sapere che cosa se ne fa dei soldi pubblici che vengono investiti in questo settore? Si possono recuperare queste terre, molte delle quali sono terre produttive, bellissime, e fare, no? Lavorare i giovani che vogliono ancora lavorare a terra. Questo io lo pongo qua perché vorrei, insomma, sostegno, perché siamo una piccola realtà e non ce la facciamo proprio da soli a questionare. Buongiorno a tutti, sono le Cordoniere Partanno, faccio bene. Sicuramente ci andiamo a costruire delle barricate attorno, perché non riusciamo a comunicare, a farci capire. Io ad esempio stavo analizzando su Partanna 35 bar, 4 pub, giochi del giochi praticamente queste commesse, ce n'è una, due, insomma diverse. Cioè, i giovani cosa fanno? Cosa stanno facendo? Come si stanno formando per affrontare le nostre problematiche? L'interessamento a queste problematiche delle nuove generazioni, dell'acqua, cioè, se ne stanno fregando, ma perché? Dobbiamo capire il motivo, e da questi motivi poi dobbiamo praticamente fare delle riflessioni e veramente poter ripartire. Cioè, quando in questi giorni dopo il voto da Roma arriva il segnale modello Sicilia, mi sono proprio rabbrividita da dire: ragazzi, oggi per l'Italia stiamo rappresentando un modello, quello che invece il Sud ha sempre rappresentato, l'ancora. Quindi se noi cambiamo un po' il nostro modo di pensare e veramente facciamo squadra, come ad esempio voglio darvi un input, questi incontri non sono fattibili ogni settimana, ogni 15 giorni, ogni mese, ma se noi studiamo la rete, ci sono i webinar dove ognuno, questa webcam, questa telecamera può girare, ognuno possiamo confrontarci, e quindi magari non dico ogni sera, ma una volta a settimana poterci vedere sulla rete e quindi poter
velocizzare quelli che sono poi gli argomenti che usciranno fuori e come poter risolvere queste problematiche. Poi ad esempio, tutti parlano di lavoro, di crisi, ma se noi analizziamo già la parola crisi dobbiamo semplicemente fare una scelta, perché in Cina praticamente crisi è rappresentata da due simboli che vengono, gli americani lo traducono in danger o opportunity. Sta a noi scegliere nella crisi se c'è un'opportunità o il pericolo, perché molte persone si stanno arricchendo alle nostre spalle. Quindi noi dobbiamo veramente prima di tutto cambiare il nostro modo di pensare, dobbiamo far formare i nostri ragazzi, cosa che non accade perché le scuole stanno un po' scendendo sui livelli più bassi, quello che prima invece, io non sono un esperto di politica, non ho mai fatto politica, mi sto avvicinando ad oggi per cercare di capire praticamente quello che posso fare, perché non possiamo più permetterci di delegare agli altri. Dobbiamo far capire ai nostri signori politici che fino ad oggi ci hanno detto, io li definisco grandi guru, cioè loro decidono e noi dobbiamo praticamente obbedire. Non funziona più così, ma per far questo ci dobbiamo formare, dobbiamo crescere, dobbiamo sapere come affrontare i problemi, la comunicazione, l'autostima, saper affrontare le problematiche. Poi, riallacciando un discorso, sto uscendo magari un po' fuori, però, dal tuo campo, però vorrei dare degli stimoli per capire comunque l'unione, l'organizzazione è il traino di tutto. Se non siamo ben organizzati non possiamo andare uscire proprio lì, davanti alla porta, e aspettare che tutti là fuori ci stanno, che ci chiederanno ma che cosa avete fatto voi là dentro? Perché noi qua fuori non abbiamo nessuna folla. Siamo noi che stiamo cercando di poi ci dobbiamo organizzare per far e quindi comunicare agli altri che c'è una necessità. Il nostro lavoro, tutti chiedono il lavoro e quindi l'energia alternativa può essere sicuramente un motore di lavoro, ma se non andiamo a guardare quello che ci offre la rete, il lavoro tradizionale, la campagna, è finita. In che senso è finita? Non sono più la risorsa primaria, perché purtroppo se noi andiamo a farci rubare il frumento a 20 centesimi, che lo andiamo a vendere poi in Russia o in altri posti, e quello facciamo, importiamo l'altro che viene dall'estero e ci mangiamo spazzatura, quindi facendo il discorso del chilometro zero, non possiamo praticamente andare avanti. E l'industria oggi è il network marketing. Noi qua non so quanti ne conoscono, questa parola network marketing, multilevel marketing, ma i grandi economisti come Robert Kiyosaki, che ha scritto i 4 quadranti, quindi 4 modi per generare il reddito, li definiscono industrie. Ci sono networker in Italia che sono contattati da grandi multinazionali, ma non multinazionali, da idee, da piccole scoperte, che poi si mettono in rete e riescono a dare lavoro a milioni di persone. Quello che invece qua ci voglio ancora far credere è che dobbiamo aspettare il posto fisso. Non funziona più, il posto fisso ormai è finito, ci dobbiamo inventare i lavori e quindi da queste problematiche dobbiamo riuscire a creare, quindi con la spazzatura, con l'agricoltura, che comunque se, non basta solo secondo me il chilometro zero. Il consumatore deve diventare il principe del commercio e questo lo si può fare solo attraverso il network marketing. Quindi un'azienda, una persona dal vendere uova in America, un network marketing si è arricchita. Ci sono delle esperienze che se uno le va a analizzare si fa un po' già di dire. Comunque chiudo, perché poi sono argomenti che magari non c'entrano con il vero tema, però che le voglio esternare, come ad esempio, poi ora ne parlerà meglio l'amico Alessandro Lagassa, delle colonnine praticamente per andare a rifornire le macchine elettriche. Non so quanti di voi sanno che il 15 di marzo è partito l'incentivo per le macchine elettriche, però vi dico già subito che già sono finite, il 17 già non ce n'è più. Quindi dobbiamo essere veramente non organizzati, dobbiamo essere
dobbiamo avere praticamente un lume per cercare di capitare, perché l'economia, perché tutto oggi va alla velocità della luce veramente. Grazie per la l'ultimo intervento, e poi facciamo un esercizio, una sintesi della giornata, della mattina. Beh, mi approfitto per finire il giro, perché volevo dare un contributo anche io alle riflessioni già fatte, perché sono state appunto ben variegate e ben ricche, ci stimolano. Io qui rappresento un'azienda agricola su Federico, che è la nostra azienda di famiglia in cui noi viviamo, oltretutto, oltre che produrre, e produciamo il biologico, ma non solo il biologico, perché questo non basta, diciamo. La certificazione parliamo. Due riflessioni sul discorso dell'alienazione, sul discorso delle comunità, come che le comunità non riescono ad essere delle comunità, perché diciamo quello che ricordava Paola su Castelvetrano, che anche io sto cominciando a conoscere, credo che sia un problema, comunque una realtà abbastanza condivisa anche dagli altri, dalle altre cittadine, insomma anche dagli altri province. Gli esempi che ci vengono dai diversi movimenti locali in tutto il mondo di come funzionano, quelli che hanno vinto contro le grandi, con i grandi progetti, le grandi infrastrutture, ci dimostrano semplicemente una cosa, che non è la questione di quanto si va a fare casino, ma di quanto la comunità è forte e riesce a essere presente. Dico, i NoDab sono soprattutto... diciamo, il fatto che sono molto legati al territorio rappresentano effettivamente la gente che ci vive, diciamo, ci dà un esempio italiano, però non essendo una questione ancora conclusa, diciamo, la seguiamola. Per il resto però dico, nel mondo funziona così, cioè quando la comunità si impone, nel senso che va a occupare quel posto che qualcuno si sta togliendo, se ne ricorda o comunque eccetera, funziona, cioè ce la fa, anche con cose molto più grandi di queste che ci stanno succedendo. Dico, quindi ricordarsi che se noi non ce la facciamo a essere tanti più di questi, se non ce la facciamo ad essere appunto i soliti quattro, i soliti noti, insomma, io vengo dall'ambiente palermitano e lì la cosa è ancora più ristretta, è perché non ci sentiamo parte di una comunità. Noi che viviamo da due anni diciamo a Castelvetrano, in realtà vivendo in azienda non proprio frequentiamo Castelvetrano, ma comunque siamo di lì, sentiamo quanto è forte l'alienazione, e per noi sarebbe normale, perché noi da due anni che siamo lì, insomma, diciamo, è chiaro. Ma per chi io incontro e vive lì e mi dice che è da sempre che vive lì, ha abbandonato tutti i sogni nel cassetto e li ha, diciamo, si sta trasformando in vigile urbano, insomma, mi fa specie e mi fa riflettere sul fatto che se noi prima di tutto non solo cambiamo noi stessi, ma è difficile cambiare da soli. Se noi non ci sentiamo parte di un qualcosa, non abbiamo neanche le energie, la volontà, diciamo, e poi anche gli strumenti per essere incisivi nel mondo più grande, perché la rete locale, la partecipazione locale è il primo passo, ma appunto, diciamo, quindi per questo mi inserivo nelle riflessioni già fatte, è nulla se non ci si sente parte di quella comunità, diciamo. E l'altro, diciamo, l'altro collegamento era al discorso dell'economia, perché all'inizio e anche Lella lo ricordava, quasi fa paura parlare di economia. Però vorrei ricordare, non esiste solo l'economia di mercato, non c'è solo l'economia capitalistica, questa è quella che oggi noi ci siamo accollati e crediamo che sia quella che è la più grande, la maggiore, di maggiore peso, ma in realtà l'economia di sussistenza, che nulla a che fare con quello che ci hanno insegnato a scuola, dico, ma l'economia della vita, che produce e riproduce la vita, è quella che sostiene tutto il resto, è quella di cui fanno parte i beni comuni, è quella di cui fanno parte le comunità, in quanto ente, diciamo, in quanto rappresentanza sociale, in quanto reti di persone. Dico, se ci ricordiamo di questo, e quindi se ci ricordiamo che non è fare profitto il problema, ma è fare e rifare la vita continuamente, e questa è economia, come economia di mercato, come
l'economia della natura, diciamo, lavorando insieme all'economia della natura, che tanto lei va comunque, diciamo, tutto lei, diciamo, possiamo solo sottrarre le risorse, diciamo, se invece ci lavoriamo insieme, tutto quello che possiamo fare, quello che possiamo contrastare, diciamo, può, diciamo, tutto quello che noi vorremmo fare, vorremmo che diventasse, diciamo, una prassi comune, diciamo, può rientrare anche nell'economia di mercato. E l'economia solidale, come ricordava Lella, è lo strumento fondamentale per infilarsi in questo mondo e ricordare che non c'è solo quello, nonostante l'economia solidale faccia soldi, faccia moneta che compra altri beni, diciamo, ma in maniera pulita e consapevole del suo essere una parte di molto altro, diciamo, di molto di più, di essere anzi, come si dice, quasi un approfittatore delle altre due economie, quindi quella umana che produce e riproduce la vita e quella della natura in sé che insomma, va avanti con i suoi processi. Diciamo solo queste due riflessioni, insomma, basta. C'era un'ultima riflessione di Lella e poi, come siamo stati bravissimi con i tempi, qualche altre due ce le possiamo ancora consentire. Però se dobbiamo andare però prima. Sì. Io volevo rispondere e aggiungere, come ti chiami tu? Francesco. Francesco, quello che ha detto Francesco, noi non abbiamo la forza di dire no alle trivelle, no, certo che non abbiamo la forza di dire no alle trivelle, però intanto qui, ma non posso parlare, no, intanto qui siamo in un contesto in cui progettiamo anche, diciamo, quindi mettiamo giù in campo tutte tematiche, però io credo proprio a livello di formazione, di nucleo centrale, di quello che ci può, la crisi ambientale, economica, dello spirito che viviamo a livello planetario, non solo in Sicilia, ha bisogno di risposte, risposte positive, costruttive. Per questo dico, non puoi dire solo il no, anche perché negli ultimi 20 anni non c'è stata più, anzi si è dispersa quella rabbia dei movimenti e dei no che sì, no? Per cui oggi le persone riesci ad interessarle se allarghi le tematiche a quello che è lo stile di vita, oppure all'occupazione, al cibo, all'alimentazione, per cui era soltanto questo che volevo sottolineare, non è un fatto di non sapere dire no, oppure che no trivelle non sia importante, però per poter parlare di no alle trivelle, le motivazioni sono perché noi vogliamo il nostro territorio libero da qualsiasi esternalità che porti negatività al bene comune, mentre l'economia solidale che cosa propone? Tu puoi fare quello che farai, sviluppi, fai, costruisci, basta che le ricadute sul territorio, sulla comunità siano positive. Per cui il no trivelle non include in questo argomento, per esempio, capisci? Per me è un fatto di passaggio, però io non voglio oppormi, secondo me è un'aggiunta. Grazie, scusate. Un ultimo intervento sintetico e poi. Oggi siete, sto parlando durante il forum, sono di Palermo. Facevo delle riflessioni così sul tema della democrazia partecipata. Si è iniziato questa nostra discussione libera, riasciolta, contestando la legge 14 che non prevedeva la consultazione e il consenso delle popolazioni a interventi massicci che deturbano il paesaggio, che intervengono anche sull'economia, sui grandi problemi a cui la gente è interessata. Ma questo della democrazia partecipata, che
e quindi di un diverso modo di concepire la democrazia che non sia solo la democrazia delegata. È un discorso che va montando continuamente, le ultime elezioni anche nazionali sono l'emergere di questo problema. Ora noi come movimenti in generale, movimenti popolari, dobbiamo porci anche un obiettivo storico che non è solo quello della conoscenza, come è venuto fuori qui le note del Consiglio Comunale, va bene, ma dobbiamo porci anche il problema di come l'intervento e la parola del popolo possa e debba andare oltre a quella che è la democrazia delegata e prevedere forme strutturate di intervento. La nostra Costituzione, cioè, quando dopo il fascismo venne instaurata la democrazia in Italia, la gente giustamente pensava che con la democrazia delegata, con quelle forme che avevano fuori, finalmente il popolo potesse avere la parola definitiva su tutto quello che succedeva. E il potere non era, doveva essere più delegato, non sarebbe solo più delegato a poche cricche di eletti, di nobili, di superpotenti. I fatti hanno dimostrato che quello non bastava sicuramente. E noi oggi, questa discussione oggi ne è la prova, il fatto che noi siamo qui a discutere qui. Ora, la nostra Costituzione prevede come forma di intervento il referendum abrogativo e la possibilità da parte della gente di presentare dei disegni di legge, che come tutti sanno questi disegni di legge vengono depositati ma non c'è nessun obbligo. Ora il problema che si pone è quindi di allargare queste forme di democrazia, che siano fatti in maniera vincolante. Questo vale o per la gestione di beni pubblici come questo, quello dell'acqua. Per esempio, c'è la consapevolezza che non basta che ci sia la proprietà pubblica di un ente come quello che gestisce l'acqua, ma ci deve essere una forma di partecipazione e di controllo da parte degli utenti. In che forma, però, questo è tutto un divenire. Siamo all'inizio di un processo storico, c'è questa esigenza consapevole o inconsapevole da parte della gente, ma c'è questa esigenza di strutturare forme di democrazia partecipata. Ora, questo sicuramente, scusa, sono pensieri che mi vengono così, e quindi questo è uno dei problemi che dobbiamo porci in generale, sicuramente no trib, no mumos, ma questo si può iniziare anche localmente. Io penso alla battaglia dell'acqua, quando il comune per comune ha adoperato, la gente cerca di modificare l'esistente imponendo queste forme di partecipazione, tutte da studiare, tutte da verificare. Ma questo, così come la democrazia delegata non è stata il toccasano, sicuramente è stato un passo avanti rispetto alla dittatura elettrica. Così io penso che, non perché sia persona pessimista per natura, così questo non basta, la democrazia partecipata, a assicurare il bene del popolo. Io penso per esempio che se 20 anni fa avessimo fatto un referendum in Sicilia sulla costruzione del ponte, può darsi che da un referendum popolare sarebbe venuto fuori che ci voleva un ponte sullo Stretto. Non lo so. Così come se facessimo un referendum all'Ilva a Taranto, non lo so se la gente dice decidesse di chiudere lì, ma no, questo non lo so. Così come a Gela anni fa la gente, a furor popolare, decise che era giusto bruciare il Petcock. Quindi non è che possiamo essere sicuri che là il parere del popolo sia una cosa buona in assoluto e che sia la soluzione migliore anche per il popolo stesso. Quindi, queste cose, a questo ci vuole sempre un'elite consapevole, di questo storicamente consapevole, che abbia la capacità non solo di conoscere e di farsi un motore, ma di prospettare nella concretezza della vita della gente un modo diverso di produrre e consumare.
non basta dire difendiamo il paesaggio così com'è, tra parentesi Nicola Cepolla ha detto il paesaggio muta continuamente, questo discorso del paesaggio così com'è è una bufala storica che viene purtroppo ripetuta continuamente, perché se noi avessimo dovuto conservare il paesaggio così com'è e non alterarlo, non avremmo le 50 dighe che abbiamo in Sicilia, perché qua, nel dopoguerra ce n'era una sola, che era quella di Piana degli Albanesi. Se ci fossero state 50 comitati contro le dighe, non avremmo le dighe in Sicilia, avremmo ancora il latifondo. Quindi questa cosa del paesaggio così, presa in maniera avulsa da quelle che sono le condizioni reali di vita, di lavoro, della qualità della gente, se non c'è questo legame col sociale, tutti questi discorsi sono discorsi che interesseranno pochissime persone e saranno schiacciate dalla maggioranza, saranno dalla maggioranza della gente, pure quel referendum, anzi saranno monopolizzate culturalmente da quelli che sono i veri detentori del potere, quelli grossi. Quindi un vero movimento contro, nel caso del Salvador oggi di Notrile, è quello di rafforzare un'economia locale che sia antitetica al modello energetico proposto, che è quello del petrolio. Cioè non possiamo, per esempio, cioè, rafforzare l'agricoltura sia quella di qualità, perché noi in Sicilia abbiamo la possibilità di fare un'agricoltura di qualità con la nostra terra e con il nostro clima, con il nostro sole. Questo è il vero antidoto contro l'elettrico e l'azione. A prospettare un modello di agricoltura in cui l'agricoltore sia coinvolto anche in un nuovo progetto, in un nuovo modo di produrre energia attraverso l'eolico, attraverso il pannello fotovoltaico, attraverso altre forme di bioenergia, ma che vedono coinvolte non le multinazionali che vengono qui a violentare un paesaggio per fare profitti loro, ma a legare questo modo diverso di produrre energia agli interessi dell'agricoltore e della comunità. Se non si fanno questi progetti è inutile fare i movimenti no trip o che altro. Questa è la riflessione che volevo fare. Allora, siamo in chiusura. Allora, io vorrei provare a fare una prima sintesi, poi se casomai ci saranno altre cose le aggiungiamo. Ci siamo? Sì? Per quanto riguarda il tema partecipazione, per esempio, sul tema partecipazione una delle cose che personalmente penso che potremmo provare a decidere è che organizzare la partecipazione è qualcosa sulla quale si deve riflettere, e quindi probabilmente anche dei momenti specifici su come si organizza la partecipazione di questi tempi, appunto, come diceva Lorenzo, che non sono più i tempi in cui si può fare semplicemente il comizio in piazza e buonanotte, sarebbe un tema da approfondire. Su questo noi vorremmo proporre a tutti i comitati, alle associazioni e così via, di pensare un programma, un seminario o dei seminari da fare entro giugno proprio su questo tema, anche con apporti che ci possono arrivare. Ne abbiamo parlato con altri comitati, soprattutto con gli amici della Valle del Simeto, e vorremmo organizzarli in diverse parti della Sicilia proprio con questo fine: come si organizza la partecipazione oggi. E quindi questo potrebbe essere, diciamo, un primo elemento in cui possiamo provare a coagulare tutta una serie di sensibilità e intenzioni. Altra cosa è ovviamente quello che si diceva prima, che Emanuele diceva prima, cioè il web. Quindi anche quello, adesso abbiamo registrato tutti i vostri recapiti e le vostre mail, quindi ci faremo un giro. Decidiamo qual è il luogo fisico, la piattaforma, il sito, il blog e così via sul quale vogliamo prioritariamente far circolare queste idee. Cerchiamo di dare forza a uno o più luoghi virtuali sui quali far circolare queste cose. E questo già da un lato. Per quanto riguarda la questione diciamo di agire dal locale per poi arrivare ai vari livelli, si diceva prima le entrate dei comuni. Questa mi sembrava una riflessione molto, molto pertinente, molto centrale, secondo me, di oggi. Le entrate dei comuni non possono essere legate a speculazioni, sostanzialmente.
come avviene attualmente. Dovremmo cercare di individuare un percorso che permetta di sganciare completamente le speculazioni sul territorio dalle entrate dei comuni, perché se continuiamo a mantenerle così le cose, è chiaro che i comuni, o torto collo, accetteranno sempre più facilmente che si continui a consumare suolo, che si continuino a installare cose che non sono necessarie, eccetera, eccetera, eccetera. Però va detta anche un'altra cosa, che anche in questa situazione attuale, comuni che avessero deciso di organizzarsi per tempo con i vari strumenti legati alle energie rinnovabili, legati alla gestione dei rifiuti, legate a tutta una serie di questioni, avrebbero già oggi potuto diventare dei comuni, e molti lo sono diventati, diventare dei comuni virtuosi che non hanno bisogno di basarsi sulle speculazioni per avere degli introiti, e invece si sarebbero potuti basare esclusivamente su questioni, diciamo, utili per lo sviluppo del territorio. Quindi su queste due cose. Sulla riduzione dei costi. Esatto. Sulla riduzione dei costi, sull'energia, sulla gestione dei rifiuti e tante altre cose. Quindi, se parliamo di modello di sviluppo e di come i comitati possono dire la loro, ognuno per la sua specificità, ma poi cercando di trovare una trasversalità, un momento congiunto, secondo me dovremmo cominciare a ragionare su questo. Le politiche di sviluppo attuate a livello di comuni, che poi diventeranno liberi consorzi, e anche lì, ripeto quello che ha già detto Salvatore, secondo me sarà molto più sensato che questi liberi consorzi, per esempio, nascano attorno ai bacini idrografici rispetto a quello che è avvenuto finora. Allora, su queste basi sicuramente noi potremmo intavolare un ragionamento che si va allargando, che raccoglie anche tutti quei contributi che i vari comitati hanno fatto finora, fino ad arrivare alla dimensione europea, che è ovviamente urgentissima, come diceva prima Nicola Cipolla, urgentissima perché ci sta arrivando addosso la scadenza elettorale, urgentissima perché la scadenza elettorale arriverà in un contesto politico nazionale che sappiamo qual è, ma urgentissima perché ormai veramente non ce la facciamo più, e parliamo soprattutto di livello economico, cioè siamo ormai oltre l'assurdo. Faccio solo l'esempio di quante aziende abbiano deciso di abbandonare l'Europa, ma anche diciamo, nostri territori, non parliamo soltanto del Veneto, del Nord-Est e così via, ma nostri territori, per andare a produrre al di là del mare, a 100 km da qua, a Tunisi, per il semplice fatto che qua quelle aziende verrebbero ammazzate di burocrazia, di controlli, di tutta una serie di cose, eccetera. Ma se vanno là a produrre e poi portano qua, è esattamente uguale. Allora, questo dà l'idea di quanto l'Europa, per come si sta organizzando, per come si è organizzata, non abbia senso, non abbia letteralmente senso. O la si applica, le leggi che si applicano devono diventare un impedimento a tutti quelli che fuori dall'Europa vogliono portare cose qua in Europa, per cui si devono adeguare a quelle normative, oppure ci stiamo semplicemente lentamente suicidando, e ormai sempre più velocemente, tra l'altro. Quindi su questo sicuramente un ragionamento su cosa deve diventare l'Europa sarà importantissimo, sarà fondamentale. Un'ultima cosa per quanto riguarda questione del che cosa proporre, fra l'altro ci sarebbe anche da cominciare a discutere della politica legata a quello che chiamiamo patto dei sindaci, a quello che si chiama patto dei sindaci. Sapete che esiste una normativa che viene da Bruxelles, che invita i comuni sostanzialmente a organizzarsi solo dal punto di vista energetico, ma non solo energetico, attraverso prima una rilevazione dei fabbisogni di tutti i territori e poi da lì una politica, una strategia a livello comunale su quali devono essere i miglioramenti a questo livello di consumi. E questa è una cosa che si allargherà a macchia d'olio in tutti i territori. La Regione Sicilia su questo sta facendo poi una sua politica ulteriore, cioè vuole finanziare dei giovani che si affianchino a tutti i comuni della Sicilia, tutti a tappeto, perché si facciano queste verifiche e poi si faccia la strategia ulteriore di miglioramento energetico, per così dire. Però c'è il rischio fondato che queste strategie poi alla fine vengano gestite come sono state gestite finora tutte le politiche energetiche, cioè accentrate, con speculazioni e così via. Se non si alza il livello di attenzione anche in quella direzione,
se non lo si mette al centro, rischiamo che alla fine di tutto questo giro ci saranno soltanto alcuni grossi soggetti che ne approfitteranno per portare pacchetti chiavi in mano ai singoli comuni, che di nuovo accetteranno per prendersi qualche royalty, e sostanzialmente finisce tutto lì. Quindi questo è... Ti posso interrompere? Perdonate. Proprio su questo argomento che stai citando tu stai parlando di uno scenario futuro. Già parliamo di passato. Ti porto un esempio concreto. Ci sono 4-5 comuni, fra cui, te ne cito 3-4, Calatafimi, Castellammare, Valderice e Mazara, dove già i sindaci, ad eccezione di Calatafimi, che si è rifiutato perché sono venute a conoscenza per vie traverse che gli vanno a installare dei micro inceneritori che sono sotto il mega di potenza, quindi che bypassano tutta una serie di trafile, eccetera, eccetera, proprio con quel discorso che stai dicendo tu. Altri comuni, Castellammare del Golfo, che non si sono opposti, Valderice, Mazara del Vallo, e forse ce n'è qualche altro che noi non sappiamo, perché poi guarda caso rientrano tutti in quel piano strategico nazionale, per cui tutto diventa top secret e non si può sapere, è giusto, dove ci sguazzano. Noi abbiamo già saputo il nome dell'azienda su Calatafimi, per esempio, che vengono i brividi, abbiamo fatto una ricerca, chi erano questi tizi, c'è da carponare la pelle. Già queste sono date di fatto, non sono prospettive. Questo già, ti parlo di 6 mesi fa, questi fatti. L'unico è stato il comune di Calatafimi che si è posto al tavolo della regione dicendo noi non lo vogliamo, perché c'era il silenzio assenso, mandavano sta circolare top secret riservata, se rispondevano i comuni, la giunta eccetera eccetera entro 30 giorni dando il parere, ok, se no procedevano. Ok, a che punto siamo? Quindi non è che parliamo di prospettive, qua già stiamo parlando di 6 mesi e forse fra qualche giorno inizieranno i lavori. Attenzione, ecco quando si parlava di informazione, ma qua quale informazione? C'è un sindaco che gli passano tra le mani ste carte, tu non interessi il consiglio comunale, tu te le tieni strette tra te e il funzionario dell'ufficio tecnico, dove tu per appannaggio di una royalty ti vendi il territorio e ti stravendi il territorio a queste sfaceli. Dico, cioè, attenzione, vedete che siamo in un momento molto delicato, dove voglio chiudere, proprio, scusatemi questo mio sfogo che mi viene proprio dalla... Dove ha ragione l'amico della Basilicata, ci sono cose che su cui bisogna riflettere, pianificare, eccetera, eccetera, ma ci sono cose su cui alzare subito immediatamente le barricate. È chiaro, dobbiamo differenziare questi processi di attenzione. Okay. E questo si riallaccia anche al discorso di Salvatore sull'albo pretorio, come utilizzarlo meglio l'albo pretorio, come organizzarsi per utilizzarlo meglio. Allora, un'ultima cosa e veramente chiudo. Noi, tra l'altro, diciamo, uno dei comitati che momentaneamente non è dovuto nascere perché la cosa pare che si sia arenata, ma era in movimento fino alla scorsa legislatura regionale, non so quanti di voi la conoscevano questa vicenda, era quella della Dragaggi S.p.A. Qua parliamo di prevenzione addirittura, cioè c'era depositata una proposta che il governatore Lombardo aveva fatta propria, che prevedeva l'affidamento a una società dell'intera costa siciliana nell'ambito della possibilità di sfruttare i fondi strutturali per quello che si chiamava waterfront, cioè le migliorie e così via, e che avrebbe concesso a questa società la possibilità di decidere cosa fare e cosa non fare su tutte le coste siciliane in termini di interventi di portualità, di rifacimenti delle zone costiere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, queste sono alcune delle cose che noi non abbiamo saputo e sulle quali non ci siamo dovuti attivare, ma che giacciono ancora in qualche cassetto, questa insieme a chissà quante. Quindi sicuramente l'attenzione non va mai abbandonata. Passo la parola a chi vuole ulteriormente aggiungere. C'è la Basilicata. Volevo fare anche volevo per la qualità della vita fare un esercizio semplicissimo. Sì. Ovvero cambiare posto, alzarci e cambiare posto, semplicemente. Cambiare posto, alzarci, perché siamo stanchi di stare. E quindi cambiare punto di vista pure.